Va bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e iniziamo questa sessione dedicata alle banche dati, sempre nella settimana di Remtech, è il terzo giorno e il terzo incontro che organizziamo insieme a Remtech, insieme al commissario di governo, e il tema è quello delle banche dati. Delle banche dati farò una brevissima interlocuzione, una brevissima introduzione su un tema che, a detta di tutti, sicuramente rimane un tema centrale sicuramente per quello che riguarda i lavori sulle bonifiche, sulle messe in sicurezza, ma più in generale sulla spesa pubblica. È quello del rapporto fra il veloce bene, se così possiamo dire, tra lo spendere bene e sicuramente essere anche abbastanza celeri nella spesa pubblica. Ed è però anche un tema che riguarda la sicurezza, la legalità del nostro paese, un po' tutte le aree, ma riguarda anche altre aree oltre Alpi, mi permetto anche di dire, che è quello evidentemente che dove ci sono grandi esigenze di spesa pubblica e dove ci sono dei servizi importanti come quello su bonifiche, discariche, rifiuti, penso anche alla spesa sanitaria, evidentemente tutto quello che è un business facile, che c'è una spesa sicura, la illegalità o, non peggior cosa, la criminalità organizzata si annida, si infiltra per fare business illegali su quello che è in vari modi e in varie situazioni. E quindi è da anni che l'Italia si è data, per fortuna direi, una legislazione forte, una legislazione potente per poter evidentemente far sì di far barriera per bloccare queste business illegali, però contemporaneamente quello che non si deve mai perdere di vista, anzi, è quello che lo reclamano tutti, ma in primis gli imprenditori, ma devo dire anche le stesse amministrazioni, è quello che la spesa possa andare veloce. In questo senso bisogna trovare il giusto equilibrio, o mi sembra anche di poter dire in introduzione, che ci debba essere anche un livello di risorse dedicate a questi servizi che sia molto potente. Per questo iniziamo questa giornata di oggi e do la parola intanto per i saluti alla dottoressa Silvia Paparella, direttore generale di Remtech, e che insieme al generale di divisione Davide De Laurentiis faranno inizio i propri saluti. L'altro saluto è dell'onorevole Micillo, che è impegnato in aula, ma subito o immediatamente dopo ha il piacere di dare il proprio saluto. Poi via via che ci saranno gli altri interventi, e presenterò i singoli relatori. Grazie a voi, grazie a tutti. Saluto ovviamente i partecipanti. Prego, dottoressa Paparella. Grazie, grazie al generale Badalamenti per l'invito ad aprire questa importante sessione congressuale. La normativa, come sappiamo, prevede per la esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza l'utilizzazione di stazioni appaltanti selezionate per il tramite di specifici avvisi pubblici. Numero e quantificazione delle stazioni appaltanti, nonché concorrenza e performance, rappresentano i capisaldi di un'efficace azione realizzativa delle opere di risanamento ambientale. Questo principio si compendia certamente con l'imprescindibile bisogno di preservare i fondi pubblici e tutelare gli appalti dalle infiltrazioni criminali presenti nel settore e più in generale da una serie di differenti tipologie di reati contro la pubblica amministrazione. Gli incarichi e l'onere delle stazioni appaltanti devono essere garantiti e vigilati dallo strumento creato ad hoc della banca dati della legalità, quale indispensabile presidio di prevenzione. Si tratta quindi di uno strumento di gestione dei fondi pubblici, atto principalmente a salvaguardare la spesa dalla illegittima appropriazione,
difendere i valori del libero mercato, della concorrenza e del merito, ma anche scegliere le tecnologie migliori a favorire i tantissimi imprenditori virtuosi. La giornata che ci apprestiamo ad avviare intende fare il punto proprio sugli strumenti disponibili e sulle norme a disposizione dei tecnici, dei RUP, dei responsabili della spesa, delle stazioni appaltanti, per porre in rilievo, anche attraverso lo scambio di esperienze, il know-how sulle norme e sui modus operandi da utilizzare, così da elevare la soglia di attenzione, di legalità in questo importante settore. Io vi ringrazio e passo la parola al generale Davide De Laurentiis per il saluto introduttivo. Prego. Ma buongiorno a tutti, ma innanzitutto grazie al generale Badalà, al commissario straordinario, per aver pensato di appunto svolgere questi incontri estremamente interessanti dalla sede del Comando delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari. Vi porto il saluto del generale D'Angelo, generale di Corpo d'Armata Ciro D'Angelo, che aveva assicurato la sua presenza ma è impegnato in un'altra evenienza istituzionale. Evenienza istituzionale molto importante perché oggi cade il centenario della nascita di Salvo D'Acquisto, che era nato il 15 ottobre ma era è stato ucciso il 23 settembre del 1943. Quindi è stata fatta la doppia celebrazione del centenario come anno di nascita e oggi è il giorno della sua uccisione. E mi fa piacere questa ricorrenza perché oggi parliamo della banca dati della legalità e quindi aver potuto ricordare la figura di Salvo D'Acquisto, che rappresenta veramente una figura gigantesca nel panorama nazionale per quanto riguarda lo spirito di servizio, l'abnegazione e la legalità. Io credo che la banca dati per la legalità sia uno strumento importantissimo, come ripete sempre il procuratore nazionale antimafia Sua Eccellenza Cafiero De Raho, le organizzazioni criminali si orientano dove c'è un flusso di denaro pubblico consistente. Quindi, secondo me, la banca dati rappresenta uno strumento fondamentale. La preservazione, la spesa intelligente, la spesa di qualità in tempi certi e compatibile con l'utilizzazione dei progetti che vengono realizzati in generale nella pubblica amministrazione rappresenta diciamo una delle priorità del nostro paese, una priorità che sola ci può far fare quel salto di qualità, soprattutto in previsione del momento contingente che stiamo vivendo e pensando a tutta la pianificazione che si sta realizzando per utilizzare le risorse dell'Unione Europea del Recovery Fund. Ma la spesa nel settore ambientale è ancora più importante, perché oltre a spendere bene i soldi pubblici andiamo a rendere utilizzabili, a rendere fruibili e soprattutto a reinserire in un circuito ambientale virtuoso delle aree che invece rappresentano dei veri e propri vulnus, delle vere e proprie ferite che devono essere risanate. Per cui, nell'augurare buon lavoro a tutti i partecipanti, a tutti gli eccellenti partecipanti, perché come al solito anche negli altri incontri, ma in particolare in questo, vedo delle personalità di altissimo profilo, per cui sono certo i lavori saranno sicuramente daranno dei risultati importanti. Quindi buon lavoro, rinnovando il saluto da parte del Comando delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e del suo comandante, il generale D'Angelo. Grazie e buon lavoro. Ringrazio il generale di divisione De Laurentiis, il vice comandante del CUFA, quindi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, e questa grande unità dell'Arma che dal 1 gennaio 2017 ha unito in sé il
comando tutela forestale, il comando tutela agroalimentare, il comando tutela ambientale, per proprio anche per rafforzare queste attività. E devo dire grazie che molto opportunamente il signor generale ha ricordato la figura di Salvo d'Acquisto, che anche in una giornata come questa, per questi contenuti che abbiamo, per lo spirito di servizio, devo dire che anima questa missione come tutti i militari dell'arma, e non c'è altro riferimento migliore, mi verrebbe da dire. E quindi grazie il generale De Laurentiis, che è sempre vicino a questa missione presso questo CUFA. E diamo la parola ora all'onorevole Salvatore Micillo, che è impegnato, era impegnato, ma impegnato in lavoro. Grazie onorevole, prego. Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo, sentiamo anche i lavori, però la sentiamo. Allora, mi scuso, ma ovviamente non posso allontanarmi troppo, mi sono allontanato dalla mia postazione per sentirvi meglio, ma il mio vuole essere assolutamente un saluto che abbiamo già rimarcato con l'inizio dei lavori di questa sessione sulle bonifiche, sulle white list. Io, oltre a salutarvi, ringraziarvi per il lavoro che svolgete oggi, ma che svolgete da anni, volevo rimarcare di come sia nato questo provvedimento sulle white list, sulla competenza che appunto passa alle prefetture per svolgere al meglio un ulteriore controllo su una situazione delicata, su lavori delicati, quali possono essere le bonifiche, le messe in sicurezza. È nato anche grazie soprattutto alla collaborazione con la struttura di missione, con il generale Adalà, con la sua struttura, da un'idea di voler inserire nei codici 38 e 39 un vaglio alla prefettura. Sappiamo che sono codici abbastanza, diciamo, complicati e delicati, e quindi la proposta che veniva appunto dal commissario, ma anche con le varie prefetture, credo che sia andato a buon fine. Io purtroppo davvero non posso restare molto, altrimenti sarei richiamato dalla presidenza, e non voglio assolutamente far passare che si faccia, tra virgolette, un lavoro di non seguire i lavori. Quindi io rinnovo il mio augurio di buon lavoro a voi, vi do un grosso abbraccio alle persone presenti che adesso non riesco a vedere quali sono, però purtroppo devo salutarvi e ringraziarvi, e poi ci sentiamo ovviamente in questi giorni. Grazie ancora e vi abbraccio. Grazie onorevole di questa diretta, che devo dire che più diretta non c'è, e quindi grazie sia di questo impegno, ma anche del sostegno che da sottosegretario di governo e da onorevole, e non ultimo sulle qualche differenti trattato. Per cui la ringrazio. Grazie. E... grazie, vabbè, buon lavoro. Siamo alle prossime. Grazie. Grazie, grazie infinito. Prima riprendo la parola, e prima di dare la parola a Sua Eccellenza il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, voglio solo ricordare che l'onorevole Micillo, prima sottosegretario, c'è stata una continua interlocuzione nella fase in cui lui era sottosegretario, è continuata anche questa fase, e voglio ricordare nuovamente, voglio ricordare nuovamente, salutando Sua Eccellenza il prefetto di Caserta, voglio ricordare le cosiddette, insomma, white list verdi, sono state un po' più colorate di verde, perché grazie, devo dire, all'opera, alla promozione dell'onorevole Micillo, sono stati introdotti nel sistema dell'interdittiva antimafia, di cui il prefetto di Caserta è più che competente, mi viene da dire, e anche le gare, gli appalti, che riguardano due settori importanti, che sono i rifiuti e le bonifiche, dove anche qua, ritornando al fatto che dove c'è spesa pubblica, e forse dico anche un altro connotato, dove c'è una semplificazione di spesa pubblica, dove ci sono movimenti terra, trasporti con dei camion, che purtroppo devo dire chiunque può fare, quindi è molto semplice per chi è anche meno industriato a poter farlo, evidentemente ci sono le infiltrazioni che ben conosciamo. E allora ora do la parola al Sua Eccellenza il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, lo ringrazio e lo ringraziamo della sua presenza e del tempo prezioso che ci dedica. Caserta, inutile dirlo, ma è una
delle province cerniera o in trincea, non solo per quanto riguarda certi fenomeni di criminalità che purtroppo conosciamo, ma soprattutto per quanto riguarda il traffico dei rifiuti anche e per quello che riguarda anche le bonifiche. E quindi la testimonianza di Sua Eccellenza sarà particolarmente preziosa e ci darà adito poi, insieme a quello del Maggiore Papotto, che completa le due relazioni introduttive, e ovviamente, come dire, la parte di come il commissario si è industriato o questo ufficio si è industriato per poter poi dare la via per un quadro completo. Signor Prefetto, prego, a lei la parola. Grazie, buongiorno generale, grazie dell'invito, mi fa molto piacere partecipare a questo webinar su un argomento così importante. Colgo l'occasione, non so se ancora collegato, forse no, per salutare il sottosegretario Micillo, l'onorevole Micillo, col quale abbiamo avuto varie occasioni di incontro, anche perché è un sottosegretario che appartiene al territorio e si è molto impegnato anche nel recente passato. Sì, l'argomento è più che importante, direi spinoso dal mio punto di vista. Come prefetto di Caserta, perché Caserta ha una sua, diciamo, ha tante evidenze di questo genere, ha una sua visibilità specifica, purtroppo, diciamo, dopo questo brutto appellativo che è attribuito da anni di Terra dei Fuochi, ma in realtà questo è un problema che riguarda non solo Caserta e il suo territorio, non solo la Campania, ma riguarda molte altre zone del paese, perché purtroppo sono forti gli interessi economici che sono alla base di determinate attività. Per cui, anzi, personalmente ritengo, sulla base anche della mia esperienza professionale, diciamo, avendo fatto il prefetto non soltanto al sud ma anche al nord, che tante volte in realtà territoriali dove non, diciamo, il problema non è ancora emerso nella sua dal punto di vista mediatico, e invece nella sostanza, in maniera più criptica, si agitano dinamiche che non sono poi molto differenti da quelle che ritroviamo e registriamo nelle regioni a più forte tradizionale radicamento mafioso. Non so, ecco, la platea che mi sta ascoltando in questo momento, ecco, da quante persone sia composta, e non so neanche la qualità specifica delle persone che sono collegate, però non me ne vorranno, nel mio intervento faccio, sia pure brevemente, una carrellata un po' che può risultare magari un po' scontata, non didascalica, addirittura scontata per chi, diciamo, è un addetto ai lavori, ma la devo fare, diversamente non arriviamo poi arriveremo troppo ex abrupto rispetto al, diciamo, al punto centrale del mio intervento. Allora, la documentazione antimafia si distingue tradizionalmente tra comunicazione e informazione antimafia. Tutto nasce nei lontani anni 90, ma l'evoluzione normativa è stata di un tale, diciamo, di una tale incisività che oggi, diciamo, gli albori della normativa antimafia veramente sembrano preistoria rispetto a quello che stiamo vivendo. Io vengo da un incontro con un professore, un docente di diritto penale dell'Università Vanvitelli, che mi è venuto a trovare proprio e parlavamo della interdisciplinarietà della normativa antimafia e di quanto la nostra legislazione in materia di antimafia nel nostro paese sia avanzata, tanto da essere difficilmente compresa a livello internazionale, anche europeo, perché naturalmente noi abbiamo maturato come sistema paese una specifica, diciamo, abbiamo uno specifico know-how in materia di contrasto delle mafie, che ha dato luogo anche ad una normativa che non appare anche negli altri paesi europei. Ma credo che sia un tipo di normativa così, diciamo, efficace, che può essere un punto di riferimento anche per chi si trovi a fronteggiare dinamiche come le nostre. E parlo, ecco, sempre per esperienza personale, mi riferisco a un confronto, per esempio, con i colleghi prefetti francesi che
specie in alcune zone del sud della Francia, si sono ritrovati la presenza sgradita di consorterie criminali come le nostre, e che non avevano ancora, anni fa, adesso si stanno adeguando, non avevano ancora gli strumenti normativi di cui disponiamo noi, e che quindi guardavano con estremo interesse all'esperienza italiana. Allora, la documentazione antimafia si distingue in comunicazione e informazione. La differenza procedimentale è dettata dagli importi. Ecco, quando si va sopra soglia europea si va in informazione antimafia. La comunicazione antimafia, diciamo, rispetto a quello che è l'attuale, diciamo, livello di infiltrazione, è poco penetrante, poco utile, perché si limita praticamente a rilevare la presenza di precedenti penali o di procedimenti penali in corso di una certa gravità, mentre l'informazione antimafia, che richiede un'istruttura molto più approfondita, registra eventualmente l'infiltrazione criminale a livello di rapporti addirittura personali, frequentazioni e collaborazioni professionali, economiche tra imprese. Tutto si fonda poi su una banca dati nazionale unica che consente l'accesso alle varie imprese. Ma ecco, questo è proprio un rapido cappello che volevo fare per capire di che cosa parliamo, ma volevo poi appuntare l'attenzione soprattutto sul sistema delle, più che delle interdittive, delle whitelist. Le prefetture sono fortemente impegnate ovunque, e noi, diciamo, tra interdittive e dinieghi di iscrizione alle whitelist viaggiamo intorno ai 35 provvedimenti di carattere preventivo all'anno, che poi non sono molti di più di quelli che io adottavo anche a Reggio Emilia. Questo per ritornare al discorso dell'infiltrazione criminale nei tessuti economici ricchi, che sono talvolta anche più penetranti, pervasive, perché naturalmente le mafie vanno dove c'è il denaro, e quindi cercano di fare business in ogni caso. Allora, personalmente io ho salutato con estremo favore sin dall'inizio l'introduzione del sistema delle whitelist, perché è vero che le whitelist hanno una validità limitata ad un anno, però consentono un'istruttoria molto accurata, molto approfondita, che è quella delle informazioni antimafia. Tant'è che la dottrina si era posta anche il problema della natura giuridica di queste whitelist, e cioè se potessero essere assimilate alle comunicazioni o alle informazioni. È un problema di lana, se mi consentite un'espressione un po' prosaica, di lana caprina, che è stata definitivamente superata poi, perché ormai non si bada più alla distinzione tra comunicazione e informazione nel momento in cui parliamo di iscrizione alla whitelist. Il primo riferimento alle whitelist prefettizie è contenuto in una direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno del 2010, finalizzata a delineare un sistema in grado di individuare preventivamente un elenco di operatori economici affidabili. Questo sistema poi è stato, diciamo, affinato, è stato utilizzato in occasione dell'Expo, poi è stato utilizzato per i terremoti in Abruzzo, dell'Aquila, è stato utilizzato per il terremoto in Emilia-Romagna del 2012 e viene tuttora utilizzato per il terremoto nell'Italia centrale. In che consiste? Consiste nell'estensione tout court del sistema delle whitelist, perché le whitelist nascono rivolte ai settori ritenuti maggiormente a rischio. Però laddove ci sono stati eventi calamitosi di carattere straordinario, oppure eventi di carattere straordinario non calamitosi come l'Expo, e si è ravvisata da parte dello Stato l'esigenza, la necessità di selezionare al meglio gli operatori economici che potessero fruire di sovvenzioni pubbliche,
Allora, io porto l'esempio del terremoto dell'Emilia Romagna, ero ancora prefetto di Reggio Emilia, quando col sistema delle whitelist chiunque volesse far ricorso, avvalersi di finanziamenti pubblici per la ricostruzione, quindi chiunque dovesse aggiustarsi la casa ed impiegare anche soltanto 1000 euro per aggiustarsi una casa lievemente danneggiata dal terremoto, doveva necessariamente avvalersi di un'impresa iscritta nelle whitelist. Quindi c'era una valenza generalizzata per tutte le imprese di qualsiasi settore delle whitelist. E personalmente, se diciamo potessi esprimere un auspicio, io vedrei in un domani amministrativo, ovviamente sempre più tecnologico, con un sempre maggiore supporto tecnologico, vedrei una generalizzazione dell'istituto delle whitelist, perché, ripeto, garantisce un'istruttoria accurata e nel momento in cui quell'impresa è iscritta alle whitelist, la pubblica amministrazione può ritenersi sufficientemente garantita su circa l'affidabilità al momento, ovviamente, delle whitelist. Dico al momento anche perché la durata è di un anno. Allora voi vi chiederete probabilmente: ma c'è da impazzire perché dopo un anno le prefetture devono fare tutto da capo? Non è così, perché un conto è fare un'istruttoria per la prima volta e altro è fare un aggiornamento dell'istruttoria nel momento in cui l'impresa chiede il rinnovo dell'iscrizione nelle whitelist. Rinnovo che mi fa pensare a quella che era ritenuta una base volontaria dell'iscrizione alle whitelist, per cui con la legge 190 del 2012 si diceva: vabbè, chi si vuole iscrivere si iscrive. Se non che con i successivi interventi del legislatore, già dal decreto legge 90 del 2014, praticamente si è reso obbligatoria per le pubbliche amministrazioni il ricorso alle whitelist, per cui pur non sancendosi l'obbligo dell'iscrizione per le imprese, e questo obbligo scaturisce indirettamente dal fatto che la pubblica amministrazione non può che attingere dalla whitelist. E adesso vediamo, per venire a noi, e poi alla parte più interessante, più nuova dell'argomento, e quanto incide nel settore dei rifiuti. Allora, recentemente è intervenuto il decreto legge 23 del 2020 che ha innovato sull'argomento. Quali erano i settori di interesse delle whitelist prima del decreto legge 23 del 2020? Le imprese maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa erano ritenute quelle appartenenti alle attività di A, trasporto di materiali a discarica per conto di terzi. Quindi è un argomento che tocca il settore dei rifiuti. B, trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi. Ed è il secondo argomento, diciamo il secondo settore che tocca i rifiuti. Poi c'era l'estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, e questo ha comunque a che fare il cosiddetto movimento terra, che era tradizionalmente, già nella mafia siciliana degli anni 60, il quasi l'attività principale delle imprese edili, diciamo, organiche al sistema mafioso. Lettera D, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume. Un altro, la fornitura di calcestruzzo era quasi il core business di molte imprese edili mafiose a suo tempo, parliamo di 50 anni fa e oltre. Noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto terzi, guardiania dei cantieri. Era una guardiania che naturalmente non veniva svolta da istituti di vigilanza regolarmente iscritti al registro prefettizio, ma erano degli sgherri che, diciamo, esercitavano questa vigilanza o questa protezione, tra virgolette, dei cantieri. Con il decreto legge del 23 del 2020 sono state abrogate la lettera A e la lettera B. Allora sembrerebbe il rimacchito che quindi resta indebolito quasi il settore dei rifiuti. Invece no, perché permanendo ovviamente i settori di tradizionale interesse delle organizzazioni mafiose, poi si inserisce una lettera, dopo la lettera I,
si parla, lettera 1 bis, di servizi funerari e cimiteriali, e quindi il legislatore prende atto del grande interesse che le organizzazioni funerarie hanno per questo settore, che in molte realtà del paese sono purtroppo appannaggio quasi esclusivo delle organizzazioni, delle imprese vicine alle organizzazioni criminali. Ristorazione e gestione di mense e catering, perché oggi le organizzazioni criminali che dispongono di ingenti risorse finanziarie reinvestono, non riciclano, reinvestono proprio le attività di ristorazione, attività alberghiere, attività turistiche, discoteche. E poi la lettera I-quater, e qui arriviamo, servizi ambientali, to cure, cioè tutto ciò che riguarda l'ambiente, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale transfrontaliero anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Quindi la novella legislativa amplia e, diciamo, ricomprende tutto il settore dei rifiuti, perché giustamente si prende atto del grande interesse. Guardate, correva l'anno 2000, quando io alla fine del 2000 mi reco alla prefettura di Catania in missione, dove vengo applicato per 7 mesi per effettuare un monitoraggio di appalti pubblici, perché l'allora prefetto purtroppo non c'è più, per me è stato un maestro. In una felice intuizione si era inventato un organismo simile, praticamente era il precursore dell'attuale GIA, e aveva in un panorama, diciamo, della normativa antimafia meno affinato di quello attuale, si era inventato attraverso dei protocolli di legalità il controllo degli appalti di numerose pubbliche amministrazioni, università, ASL, che erano nell'occhio del ciclone in quegli anni in Sicilia. Eravamo freschi del cosiddetto accordo del tavolino di Sinno, sottoscritto da Sinno, per chi ha fatto antimafia in quegli anni, diciamo, è uno dei pilastri della storia dell'antimafia, e quindi aveva intuito la necessità di mettere un po', diciamo, accendere i riflettori su questo settore, e volendo comunque per stare tranquilli, un soggetto estraneo agli ambienti locali, volle farsi venire questo funzionario, allora giovane, 20 anni fa, da fuori ad effettuare questo monitoraggio degli appalti. Bene, allora ricordo che in una intercettazione ormai resa pubblica, perché procedimenti, parliamo di procedimenti, diciamo, che hanno fatto la storia dell'antimafia, un mafioso diceva, in dialetto siciliano, io non, magari, ecco, non me ne vogliano i siciliani perché magari non lo pronuncio nella maniera corretta, e dice ad un altro suo sodale, dice, le discariche, cane trase munnizza e nessuno piccio. Quindi comprendete che per loro era un grande business. Entravano i rifiuti e uscivano soldi. E ecco perché è già dal 2000, ma se lui lo diceva nel 2000, evidentemente già da qualche anno le organizzazioni criminali avevano rivolto l'attenzione a questo settore e erano molto interessate al settore dei rifiuti. E con questo, diciamo, concludo il mio intervento, con questo aneddoto, per dire quanto sia importante l'argomento di cui ci si occupa in questo convegno, in videoconferenza, e quanto siamo tutti noi, soprattutto operatori, diciamo, noi servitori dello Stato nelle varie, diciamo, nelle varie funzioni, chiamati a tenere alta la guardia, a tenere alta l'attenzione e a esprimere il nostro massimo impegno nel contrasto alle mafie in questo settore così nevralgico e importante per l'economia e per il paese. Grazie. Signor Prefetto, grazie, grazie non solo della testimonianza, che non poteva essere che più che elevata eccellenza per le esperienze che ha avuto, e non ultimo quello di Caserta, ma grazie anche della chiarezza e della panoramica, che pur essendo stato anche estremamente sintetica nei minuti che abbiamo dato, è stata totalmente efficace.
E colgo solo l'ultimo messaggio che ha voluto dare per dirle, prima nei saluti, il vice comandante del Comando Unità Forestale Ambientale Agroalimentare, il generale di divisione De Laurentiis, ha voluto ricordare che oggi ricorre per l'arma, ma direi per il paese, il 23 settembre, la ricorrenza dei 100 anni allora della che riguarda Salvo d'Acquisto. E quindi devo dire che il suo ultimo messaggio, e che l'ha ricordato il generale De Laurentiis, non può che essere quello per cui, devo dire, all'inizio ci fu l'intuizione, all'inizio di questa missione del governo, di incaricare l'arma dei carabinieri per questi lavori, intuizione che devo dire allora purtroppo si è verificata nei fattori peggiori, però poi ci sono anche tanti fatti positivi. Io prima di dare la parola al maggiore Papotto, che è stato ed è l'artefice del protocollo di legalità e della banca dati con cui lavoriamo e che quindi, diciamo, introdurrà anche questo argomento, noi abbiamo avuto, per così dire, due intuizioni. Uno, sempre grazie al maggiore Papotto, è stato quello all'inizio della missione del 2017, anche per le stazioni appaltanti di cui ci avvaliamo, non sono uno o due ma sono 14, e allora è stato pubblicato un avviso pubblico dove si sono censite più stazioni appaltanti, che abbiamo visto è uno degli elementi comunque che ci di prevenzione. L'altro è 21 marzo 2018, la firma col Ministero dell'Interno, allora col Ministro dell'Interno, che è quello del protocollo di legalità, che ci ha consentito, a valle della white list, di poter anche poi controllare i cantieri, di quello che succede dopo. E l'ultimissimo è il protocollo di legalità, sempre del 2018, con la Direzione Nazionale Antimafia. E in effetti, diciamo, dei fatti che sono emersi danno senso, sentore e certezza a quello che lei ci ha detto, e devo dire, mi scusi visto che sono anche siciliano, insomma, quella sintesi, a quella frase che indubbiamente più di ogni altro dice chiaro quello che è una parte del settore e quindi una parte del lavoro che si fa. Quindi la ringrazio veramente ancora, se riesce a rimanere con noi ci fa enorme piacere, se no ovviamente so grazie. Che ha impegni pressanti. Grazie. Grazie, vorrei ascoltare il maggiore con interesse, poi purtroppo Maiora Premont devo occuparmi di altro, però resterò in silenzio e vi seguirò finché posso. Grazie a voi per l'opportunità e buona giornata. Grazie eccellenza, do la parola al maggiore Aldo Papotto, responsabile della parte economica di questa missione, nonché artefice della banca dati, e quindi do a lui la parola. Prego maggiore Papotto. Grazie signor generale, buongiorno a tutti, è un piacere poter raccontare la nostra esperienza in questo qualificatissimo consesso. E dal 23 marzo 2017 che siamo impegnati in maniera straordinaria su questo asse di interesse per l'arma dei carabinieri e per il paese delle discariche abusive, figlia naturalmente di una procedura di infrazione europea. Prima di arrivare al cuore della problematica e quindi i presidi di legalità, il protocollo di legalità e la legislazione vigente di cui ci avvaliamo per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nei nostri appalti, è doveroso tuttavia prima un inquadramento della nostra attività per capire l'importanza che per noi riveste appunto questo argomento. 81 siti sono quelli oggetti di commissariamento. Ad oggi 48 sono stati portati, proposti e portati in funzione dalla procedura di infrazione europea, ne mancano ancora 33 che per rilevanza economica comunque costituiscono ancora un grosso lavoro da portare avanti. Commissariamento straordinario, dicevamo, la straordinarietà però, mi pregio di dire, consiste proprio nel fatto che non sono mai stati utilizzati poteri di sostituzione e deroga in questo commissario straordinario. Anzi, proprio quasi come esercizio di stile, sono stati sostituiti alla sostituzione e deroga proprio la condivisione e l'esaltazione della legittimità, del legittimismo. Condivisione con gli enti centrali e gli enti territoriali di governo del percorso da noi in qualche modo intrapreso, esaltazione del legittimismo al posto proprio delle deroghe come momento di esaltazione proprio delle regole di trasparenza e di massima occorrenza appunto al mercato. Questo era doveroso, atteso che il procedimento di bonifica è un processo complesso che in qualche modo
racchiude in sé sei fasi diverse, che sono sei fasi di ricorso al mercato diverso. Chi pensa che la bonifica sia un unico atto di affidamento di lavori a una società, a un operatore economico, per poter operare la bonifica o messa in sicurezza, si sbaglia. Prima di quest'atto ci sono numerosi ricorsi al mercato che partono dalle preindagini ambientali, al servizio dello studio della caratterizzazione, l'esecuzione della caratterizzazione di un sito, quindi il ricorso al mercato per la progettazione degli interventi da eseguire, selezionare sul mercato una direzione lavori, un coordinamento della sicurezza, e solo alla fine di questo lunghissimo percorso di ricorso al mercato si va a selezionare l'operatore economico che andrà a realizzare le opere così progettate di messa in sicurezza, bonifica, fito di meglio o quanto di meglio venga poi trovi l'accoglimento da parte degli enti territoriali e il consesso più ampio con gli enti territoriali, quindi cittadini, in relazione al territorio. Per fare tutto questo, ovviamente, per i nostri 81 siti, occhio e croce, parliamo di più di 400 gare da mettere in atto, atteso che, come dicevo prima, a posto della deroga, evidentemente deroga ai dettami principalmente del codice degli appalti, c'è stata l'esaltazione delle regole proprio del codice degli appalti, con una nota inviata alle nostre 14 stazioni appaltanti e centrali di committenza, abbiamo imposto, anche per importi minimali, comunque un'apertura straordinaria al mercato. Per qualsiasi tipo di importo, ogni nostra gara è preceduta da una preinformativa che ci fa rivolgere al mercato e per la quale prequalifichiamo i soggetti che poi verranno invitati alla gara. Non ci aggrava di tempistiche particolari, perché per importi minimali naturalmente il criterio di selezione è quello del minor prezzo e quindi la procedura riesce a essere comunque tuttavia spedita. Dicevo 400 e oltre gare, parliamo di 300 milioni di euro di fondi a noi assegnati per realizzare la messa in sicurezza o la bonifica di questi 81 siti. Naturalmente questa attività non poteva non passare dal deflazionamento delle attività attraverso la selezione di virtuose stazioni appaltanti, e ciò è avvenuto, come ricordava il commissario il generale Vatelà, attraverso una manifestazione di interesse che abbiamo pubblicato nell'immediato appena iniziata questa nostra esperienza, attraverso la quale abbiamo selezionato le stazioni appaltanti che ritenevamo maggiormente virtuose, anche e soprattutto in relazione agli oneri che gli stessi rappresentano poi per la committenza pubblica. Non tutte le stazioni appaltanti hanno dei tariffari uguali e delle performance uguali nella restituzione appunto delle gare, attività a pagamento naturalmente, quindi ci sembrava corretto mettere in concorrenza anche il pubblico stesso. La stazione appaltante svolge ovviamente per conto nostro, alla quale deleghiamo la funzione di soggetto attuatore dell'intervento, un ruolo centrale assieme ai RUP che volutamente spesso abbiamo confermato sul territorio. Questa conferma sul territorio è stata figlia della necessità di quella condivisione che accennavo in premessa e soprattutto del rispetto che abbiamo e abbiamo voluto improntare sugli enti territoriali di governo, perché il procedere insieme e congiuntamente probabilmente è la chiave di successo di questa missione. Non ci siamo lasciati sedurre dal decreto sblocca cantieri e recentemente non ci siamo lasciati sedurre dal DL semplificazioni. Ci riserviamo, con questo non dico che non lo utilizzeremo, però lo schema del ricorso e dell'apertura straordinaria al mercato ci sembra tutt'oggi quello vincente, atteso che, come dicevo, non aggrava la procedura di iter amministrativo di selezione del contraente se non per 10 o 15 giorni. In tutto questo percorso complesso, dove è evidente la cifra a nostra disposizione che risulta e potrebbe essere naturalmente appetibile per la comunità organizzata, come naturalmente ricordato da Sua Eccellenza il Prefetto, che sposta la criminalità, gli assi di interesse ovviamente su quei mercati ben finanziati. Nostra principale preoccupazione era elevare appunto i presidi di legalità. Ciò è avvenuto naturalmente attraverso l'esaltazione di quei presidi di legalità a legislazione vigente, che sempre Sua Eccellenza il Prefetto ricordava, principalmente l'articolo 80 del codice degli appalti, controlli preventivi prima dell'aggiudicazione, l'articolo 83 del codice antimafia attraverso la informativa e comunicazione antimafia. A questo abbiamo aggiunto, passatemi il termine, dei presidi di legislazione speciale, che è proprio il protocollo di legalità che ormai caratterizza
tutte le grandi opere sul nostro paese, perché pone una lente di ingrandimento proprio sulla grande opera, attenzionando quindi quella selezione di quei contraenti nella fase appunto della gara, ma anche e soprattutto non abbandonando l'attenzione nella fase dell'esecuzione dei lavori, perché il rischio dell'infiltrazione della criminalità organizzata avviene anche e soprattutto successivamente alla aggiudicazione dell'appalto. Oltre a questi, naturalmente, quando ci siamo trovati a iniziare il percorso, c'erano presidi che allora chiamavamo di iure condendo e che oggi sono diventati di iure condito, come sempre il prefetto ricordava, e l'aggiornamento avvenuto con la legge, con il decreto legge 23/2020 delle white list, da noi spesso invocato come doveroso per questo settore, attesa tra l'altro le numerose informative che abbiamo dovuto fare nella ricognizione sugli 80 siti di nostro interesse. Il protocollo di legalità quindi per noi diventa un momento essenziale, non solo per l'esaltazione della legalità, ma vista la straordinarietà, la particolarità della committenza pubblica, l'Arma dei Carabinieri in questo caso è committente pubblico di un settore particolarmente attenzionato, abbiamo detto, della criminalità, come quello delle bonifiche, movimento terra, messa in sicurezza e in genere della green economy, diventa per noi un presidio fondamentale, per il quale oggi rappresenta un sistema centrato di controllo, in qualche modo è la risposta organizzata della pubblica amministrazione alla criminalità organizzata. Attraverso il protocollo di legalità viene in qualche modo garantito un flusso informativo continuo dei dati che viene dalla filiera appunto delle imprese, non solo, come dicevo prima, in fase di selezione degli stessi, ma soprattutto sull'esecuzione delle opere, quindi successivamente. E questo controllo, queste informazioni sulla filiera delle imprese incrementa tra l'altro attraverso la banca dati il patrimonio informativo, info-investigativo, oggi presente sulle banche dati della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia. Il dialogo tra queste banche dati, a cui si aggiunge la nostra piccola, ma credo significativa, banca dati, permette la ricostruzione di un patrimonio info-investigativo importante attraverso l'allineamento di alcuni dati. Non scendo del dettaglio, però insomma qualche risultato lo abbiamo avuto e ci ha permesso di ricreare alcuni movimenti a livello nazionale della criminalità organizzata. In particolare il protocollo di legalità implementa le verifiche antimafia. La legislazione generale prevede un controllo, diciamo, specifico, più pervicace per importi sopra i 150.000 euro. Il protocollo di legalità invece prevede che questo controllo venga fatto per assi assolutamente inferiori, a partire da contratti da 9.000 euro e in su. Oltre a questo, è in continuo aggiornamento l'informativa anche in caso di cambio di compagini societarie. Non viene abbandonato quindi l'interesse sulle società che hanno visto aggiudicarsi l'appalto, ma l'aggiornamento è continuo proprio per evitare che surrettiziamente possano subentrare successivamente nell'appalto società in qualche modo sgradite. Nel protocollo di legalità è particolarmente stringente la prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo e antimafia. Come dicevo, il controllo della filiera delle imprese non solo non viene abbandonato nel momento successivo, che è quello della realizzazione delle opere, ma anche e soprattutto questo controllo avviene anticipando molto il sistema rispetto alla legislazione del codice degli appalti, perché è sufficiente il rinvio a giudizio in uno dei soggetti delle compagini societarie, perché gli stessi non siano meritevoli in qualche modo di contrarre con la pubblica amministrazione. Rinvio a giudizio naturalmente solo per i reati di concussione, corruzione ed estorsione, che in qualche modo sono quelli di maggiore interesse per la pubblica amministrazione. Viene quindi, attraverso le implementazioni di questa banca dati, di questi flussi informativi che in qualche modo vengono popolati principalmente dalle imprese, dal RUP, dalla stazione appaltante, dalla committenza, quindi da noi come commissario straordinario, viene quindi costituita questa banca dati anagrafe degli esecutori, che come dicevo segue l'esecuzione dei lavori, segue i flussi finanziari
che sono conseguenziali all'esecuzione dei lavori. Segue il rispetto delle condizioni di sicurezza dei cantieri, anche questo un elemento fondamentale per il rispetto della legislazione vigente, principalmente quella posta in atto sulla sicurezza sui posti di lavoro. La banca dati segue e implementa l'asse di interesse sui diritti dei lavoratori e soprattutto sulla forza lavoro presente, perché i flussi di manodopera ci raccontano anche in questo caso di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata appunto nei cantieri. Tutto ciò rimarrebbero grida manzoniane se non fossero previste numerose sanzioni economiche per le violazioni del protocollo. Le abbiamo messe in atto, sono previste e diciamo che le imprese sono particolarmente attente, tra l'altro a non incorrere. L'ultimo elemento è il piano di controllo coordinato del cantiere e subcantiere. Dicevo appunto che l'appalto non viene abbandonato, viene controllato successivamente anche i subcontratti, i subcontraenti e i subcontraenti degli stessi. Cioè la filiera di controllo si estende, come dicevo prima, fino agli assi di interesse, fino a flussi finanziari che vanno dai 9.000 euro in su. E questo ci rende un po' la dimensione di quanto il controllo sia particolarmente pervicace. Quindi il valore aggiunto del protocollo di legalità non solo è il rispetto della legge, ma vorrei dire anche e soprattutto ai contenuti di valore etico e morale che la legge esprime. Quindi la legalità non è assicurata, come dicevo, solo dai controlli dell'articolo 80 del codice degli appalti e dell'articolo 83 del codice antimafia. Ma in qualche modo il protocollo di legalità evidenzia la necessità che nasca una consapevolezza, un sentimento condiviso, che in qualche modo operare nel rispetto del sistema normativo e in senso più ampio rispondere a un sentimento di giustizia, di ragione, di logica, rispondere ai principi morali che la legge stessa in qualche modo ci impone e quindi a norme e principi di natura non strettamente giuridica, significa in qualche modo operare nel rispetto della legalità. Questo è il valore aggiunto che riteniamo possa essere dato dal protocollo di legalità come sentimento etico e morale condiviso tra la componente pubblica e la componente privata. Quindi la sfida della legalità fondamentalmente per noi si vince unicamente con la sincera condivisione di questi valori etici e morali anche e soprattutto da parte degli operatori economici. Ecco perché, come dicevo, l'onere principale di popolamento di questa banca dati, l'onere principale del trasferimento dei dati sull'appalto e quindi del seguire l'appalto nella fase della sua esecuzione è un onere che ricade principalmente sulle ditte che hanno capito, abbiamo questo feedback, hanno capito che seguire il protocollo di legalità significa in qualche modo blindarsi dai tentativi di infiltrazione criminale. Questi valori per noi sono essenziali, sono valori che in qualche modo attengono all'Arma dei Carabinieri, attengono a questo commissariato, sono valori etici e morali prima ancora che valori giuridici e che in qualche modo ci sentiamo di dire che rappresentano la nostra missione che oggi più che mai ci rende vicino ai cittadini e questa particolare missione in particolare in difesa appunto dei loro territori. Con questo vi ringrazio e buona giornata a tutti. Grazie al Maggiore Papotto. Anche lui mi viene a dire per la completezza, ovviamente la passione la diamo scontata, ma soprattutto per la professionalità con cui ha dato spessore e ha dato piedi e ha dato corsa a questa missione, non solo per quanto riguarda ovviamente tutti gli approntamenti di prevenzione, ma anche poi tutti gli approntamenti per poter spendere, perché ricordiamo bene, come lo diciamo molte volte, che è un po' il motto di questo ufficio, che è bene veloce, perché ovviamente il bene, dove nel bene ci sta anche spendere bene e non far cadere quei soldi in mano alla criminalità, deve andare di pari passo col veloce. I numeri sono stati dati e credo e crediamo che sia un incedere di questi anni e di quelli che rimarranno, crediamo, l'ha ricordato anche il Maggiore, 2023, forse 2024, in cui evidentemente 81 siti complicati, non ne parliamo di per 400 del numero massimo di gare, sono stati importanti. Passo la parola
ora al dottor Antonio Pergolizzi, esperto in criminalità ambientale, ma per poter dare un contorno del suo impegno, è stato per molti anni, ma lo è ancora, estensore dei rapporti ecomafia di Legambiente. Nostro collaboratore anche in tante attività che stiamo continuando, anche amico, insomma, personale, che mi fa ancora più piacere. E quindi prego, Antonio, dottor Pergolizzi, a te la parola, con la cortesia sempre di attenersi a quel massimo di 12, massimo 15 minuti. Siamo perfettamente in linea, prego. Sì, grazie, Generale. Se dovessi sforare, ovviamente tiratemi le orecchie, quindi insomma fammi un cenno. Intanto, ancora grazie, diciamo, di questa opportunità. Ringrazio il Generale Padalà e l'intera struttura per il lavoro straordinario che stanno facendo. Non lo dico, diciamo, come da rito, ma insomma è veramente, ho testato, insomma, il loro lavoro di squadra. Il fatto, insomma, di nascere da una situazione straordinaria, che è quella appunto di una procedura di infrazione che ovviamente ha chiesto all'Italia un cambio di passo, e la struttura si è dimostrata di, in qualche modo, di intervenire in quello che è un deficit strutturale riguardo la gestione dei rifiuti, che ancora in parte esiste, perché insomma il nostro paese, non dobbiamo dimenticarci, che ancora non è attrezzato al 100% per poter gestire in maniera efficiente i rifiuti su tutto il territorio nazionale, laddove ci sono ancora molte aree che sono indietro dal punto di vista impiantista. Insomma, questo è un tema abbastanza lungo, e qui non c'è il tempo per trattare adeguatamente. In sostanza, insomma, il commissariamento è servito a mettere il sistema ad una gestione che era stata in passato soprattutto scriteriata. Quindi, diciamo, quello che ha fatto il commissario è stato veramente un lavoro straordinario. Ha trasformato quella della struttura commissariale in una sorta di casa di vetro, in cui, come è stato già detto, ho avuto anche modo di appurare tutte le decisioni, tutto quello che viene, che accade come attività, è svolta alla luce del sole, alla condivisione. Non c'è stato appunto l'atteggiamento di sostituirsi all'istituzione, ma quello di fare squadra. Quindi questo è un grande merito che va dato alla struttura commissariale. Questo in qualche modo dimostra che quando si vuole lavorare bene, si può lavorare bene. Quindi, diciamo, molto spesso il nostro paese si dilunga in polemiche o comunque in analisi che chiedono sempre l'intervento di nuova normativa, di nuova regolazione. Non è un problema solo di mettere in campo nuove regole, e molto spesso è più importante far diciamo, funzionare le regole che ci sono. Questo appunto perché, insomma, questo settore qua, il settore dei rifiuti, ma anche delle bonifiche, è un settore che è gravato da una serie di debolezze, in particolare quello che riguarda una normativa che per sua natura è abbastanza frastagliata, abbastanza complessa, farraginosa, che ha dato nel tempo, soprattutto nel ciclo dei rifiuti, ma anche nelle bonifiche, come è successo e come abbiamo avuto purtroppo modo di documentare in una numerosi rapporti con mafia, il ruolo della criminalità organizzata, della corruzione, del malaffare. Una normativa sicuramente farraginosa, un sistema di carenza impiantistico, la presenza di ordini criminali, la presenza di strutture più o meno legate alla criminalità organizzata, hanno in qualche modo sfruttato quegli spazi che il sistema di regolazione ha offerto al malaffare per potersi in qualche modo arricchire sulla pelle dei cittadini e dell'ambiente. Quindi, diciamo, il primo aspetto che va sottolineato è quello appunto che bisogna fare uno sforzo, soprattutto a monte, cioè cercare di capire come funziona il quadro di regolazione al fine di togliere spazio all'agire criminale e al malaffare. Quindi questo è un primo elemento generale, è quello di lavorare molto, e come sta facendo anche il commissario straordinario, lavorare molto di prevenzione, lavorare molto più a monte. Noi adesso sappiamo benissimo come lavorano i criminali, dobbiamo capire meglio come le istituzioni possono lavorare per poter lavorare meglio nell'interesse di tutti. Quindi sicuramente quello che serve da un punto di vista generale è un cambio di approccio, quindi spostare l'approccio soltanto, diciamo, da un approccio classico, quello repressivo, a un approccio invece che punta molto, molto sulla prevenzione. Bisogna capire cosa non funziona a monte. Su questo, diciamo, si possono, diciamo, sviluppare lavori di analisi, eccetera, eccetera. Questo comunque è già in campo, un cambio di approccio che anche il commissario mette in campo, come è già stato detto anche dal maggiore Papò. Quindi,
il tema della prevenzione è un tema cruciale. Sempre dal punto di vista generale, il ruolo del codice degli appalti, la riforma del codice degli appalti, anche quello può svolgere un ruolo importante in qualche modo nel restringere lo spazio dove il malaffare sguazza, e sicuramente quello di implementare il classico principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che non vuol dire ovviamente quello del massimo ribasso, ma vuol dire quello di trovare il giusto equilibrio tra qualità e prezzo. Da questo punto di vista il codice degli appalti offre degli spazi. Quindi sicuramente anche nel momento in cui la stazione appaltante si pone a scrivere la scrittura del bando, l'attenzione appunto sulla qualità dell'offerta deve essere alta, senza parlare di GPP, senza parlare di ICAM, ma anche quello, proprio nei lavori, anche quelli dovrebbero essere presi in considerazione. Il tema della trasparenza è fondamentale, l'ha già detto il Maggiore Pagotto, quindi diciamo il controllo della filiera dall'inizio alla fine è strategico, quindi la banca dati, i protocolli, i controlli. Il ruolo dei controlli è un aspetto cruciale. Molto spesso ci si dimentica di come la legge poi, come assume sostanza in pratica. Si scrivono le norme, si affidano le gare, poi non ci sono adeguati controlli. Ecco, il ruolo dei controlli invece è strategico, e sui controlli bisogna fare evidentemente di più. Il commissario sta lavorando molto da questo punto di vista e sta dimostrando, perché c'è anche, diciamo, magari non è stato detto, che ha dato anche lavoro a diverse procure, che facendo dei controlli sia a monte che a valle, insomma, si scoprono quelle che possono essere interferenze del malaffare. Rispetto al tema specifico delle bonifiche, si può sicuramente dire che ci sarebbe da incentivare quelle che sono le procedure di bonifiche in loco, in situ o in site. Queste sicuramente, lo sapete meglio di me, ormai le tecnologie ci sono che consentono, diciamo, adesso di esperienze tecnologici di poter lavorare direttamente in loco, quindi lavorare o direttamente in sito o in site, quindi diciamo sottraendo per esempio nel caso dei terreni contaminati, lavorarli di stesso, perché questo, come ha già detto il generale Badalà, il ruolo del movimento terra e comunque la movimentazione delle terre con i trasporti e con tutti i trattamenti espone a tutta una serie di rischi. Ecco, quindi diciamo sicuramente il lavoro in loco, questo anche parlando con molti ingegneri che fanno bonifiche, mi confermavano appunto che bonifiche fatte utilizzando grande tecnologia, quindi sicuramente appoggiando le imprese che investono molto in innovazione, investono in ricerche, che sono anche parte del nostro Made in Italy, quindi che ci sono aziende molto capaci che riescono a fare questi lavori con grande tecnologia e con grande trasparenza, questo possa essere uno degli strumenti che possa in qualche modo tenere a bada il ruolo del malaffare, che come sappiamo benissimo è formidabile soprattutto in quei lavori che sono dotati di scarsa tecnologia, che si muovono soprattutto nel tentativo di allungare la filiera, perché allungando la filiera e creando inefficienze riescono a sguazzarci e ad accumulare soldi. È importante da questo punto di vista perché, come ripeto, si dà un incentivo all'innovazione, si dà un incentivo alla green economy e si garantisce trasparenza e quindi legalità. Dallo stesso punto di vista sarebbe importante, anche è stato già fatto, diciamo, se ne parlava prima il generale Badalà, anche il maggiore Pagotto, i protocolli, gli accordi di programma, è importante sanare. Ora, remediation è importante sul territorio, ma è anche importante, diciamo, aprirsi al mercato, perché è chiaro che dove intervengono i privati, soprattutto nelle situazioni, ad esempio, di siti orfani, è necessario che ci sia anche, che se il mercato investe, che le istituzioni in qualche modo si faccia in qualche modo garante di processi autorizzativi e di burocratici che siano snelli e che consentano poi effettivamente di fare le bonifiche e di tornare sugli investimenti. Quindi questo è un aspetto importante, di andare avanti su questo aspetto, quindi accordi di programma, partnership, partenariato con pubblico e privato, questo pubblico e privato, per consentire appunto che queste pratiche possono svolgersi anche nell'interesse del mercato. Questi sono alcuni degli spunti che mi posso permettere di offrire al tavolo, che sicuramente nascono da un'esperienza, da un confronto diretto con molti operatori e che possono in qualche modo sottrarre spazio, ripeto, al ruolo del malaffare. Da questo punto di vista potrebbe essere anche l'ultima
così l'ultima suggestione che mi veniva parlando anche con molti operatori, anche quella di ragionare anche rispetto a una UNI o una prassi di riferimento che possa in qualche modo certificare questo metodo, che è in qualche modo a monte è un metodo, possiamo dire che abbiamo imparato a chiamare il metodo Badalani, questa concertazione, questo lavoro di squadra, ma creare una UNI o una prassi di riferimento che possa in qualche modo certificare come si debbano svolgere le bonifiche, ovviamente caso per caso, ma trovando dei filo conduttore, trovando dei tratti comuni, può essere un'occasione per fare di questo metodo un metodo generalizzato. Io mi fermerei qui, non sottrarre altro spazio all'interlocutore, vedo che c'è un panel molto corposo, quindi non vorrei rubare spazio agli altri interlocutori. Ringrazio ancora una volta in generale la struttura commissariale per l'occasione, tanto noi ci si vede di frequente, sono disponibile per ogni domanda. Grazie. Grazie al dottor Pergolizzi, che insomma la sua fama di analista non è una fama vuota, ma è veramente ben piantata, e lo dico per più cose. Ultimo, comincio dall'ultimo. L'UNI, che veramente fra le tante cose che abbiamo pensato, devo dire che all'UNI non ci avevamo mai pensato, ma potrebbe essere una grande occasione. Tutto questo lo dico tra l'altro iniziando a presentare, e la ringrazio veramente per la sua presenza, il vicepresidente di Confindustria, la dottoressa Maria Cristina Piovesana. E quindi l'UNI potrebbe essere una grande idea. Sicuramente l'UNI non la chiameremo Vadalà, magari la chiameremo Remtech, non so, la chiameremo Pergolizzi, ma sicuramente questo non va fatto. E voglio, nelle cose che mi sono appuntato, diciamo, richiamo alcune cose che la parte statale, pubblica, deve fare. Avevo detto uno, quello delle bonifiche in situ. Devo dire che le bonifiche in situ è un fatto che ricorre e di cui ne siamo abbastanza convinti dopo 3 anni e 3 mesi. È ovvio che poi ci sono, i fatti sono contingenti, devono essere analizzati, ci sono bonifiche che devi portare via. Però le bonifiche in situ sono una grande risorsa. Dico, e qua mi fermo, le bonifiche in situ a volte fanno a cazzotti, indubbiamente con una esigenza a volte da capire delle popolazioni che dopo anni e anni che si trovano, insomma, il problema, il bubone vicino casa, ovviamente vorrebbero che tutto venisse portato via, e devo dire, lo ripeto, è anche da comprendere, da capire, però dobbiamo essere molto più bravi a dire che una bonifica in situ fatta per bene dà le stesse sicurezze ovviamente di altre. L'altro, che parlo sempre della parte pubblica, hai detto due cose. Uno, del lavorare meglio, ed è in dubbio, e quindi di analizzare meglio e di prepararsi meglio prima. L'altro è la casa di vetro, che abbiamo indubbiamente sperimentato, che sicuramente è il sito molto aggiornato su cui lavoriamo tanto. Sono la relazione semestrale che viene inviata ai decisori, ma devo dire, non ultimo, è la relazione annuale, quindi prima è la relazione triennale che i commissari e il commissario, anche l'ufficio del commissario, prepara per, come piano, diciamo, anticorruzione, e poi da indirizzare all'ANAC, ma pubblicata, e ogni anno deve essere aggiornata. L'ultimo, e qua vado ad introdurre il vicepresidente Piovesana, il rapporto pubblico e privato. Siamo totalmente convinti che il rapporto pubblico e privato farà bene al paese in senso lato, perché ovviamente mette più risorse che possono essere meglio messe a frutto, ma soprattutto il rapporto pubblico e privato dà trasparenza e apre le case, apre le finestre, apre le porte, come abbiamo fatto con Confindustria, ma stiamo facendo anche con la vicepresidente, che andremo a pochissimo ad aggiornare il rapporto, il protocollo che abbiamo firmato già, è stato uno dei primi, firmato nel 2018. E l'altro punto, è qua mi fermo, è quello del togliere spazio. È totalmente essenziale il togliere spazio, il togliere fiato, il fare terra bruciata attorno a chi delinque, e terra bruciata sicuramente, come diciamo, non può essere mai una battaglia di guardie e ladri, ma fra le guardie non ci devono stare solo le guardie vere e proprie, ma ci devono stare due settori e due corpi che stanno in trincea: i sindaci, che è la prima battuta contro la barriera, contro chi insidia, contro chi va, contro chi si fa eleggere o contro chi cerca appalti sporchi, e l'altro sicuramente gli imprenditori, che
che indubbiamente sono quelli che a volte leggevo, mi pare stamattina, anzi l'ho letto, ma per credo stamattina, di minacce arrivate al presidente di Confindustria, mi pare di Brescia, se non erro, e quindi sono l'altra situazione importante. Da questo punto di vista, quindi, questo rapporto con Confindustria, di cui veramente ci onoriamo, continua su questa barriera di essere loro, mi viene da dire, le prime sentinelle quando ci sono, ovviamente eroi no, ma sentinelle sicuramente sì, e l'altro è questo rapporto pubblico-privato che deve crescere, ma qua quindi do la parola a Maria Cristina Piovesana, la ringraziamo, abbiamo avuto delle interlocuzioni, l'abbiamo sentita più volte anche in ambiti Remtech e devo dire che insomma, abbiamo sentito belle parole di imprenditori che se più verdi saranno il paese ne beneficerà sicuramente. A lei la parola, dottoressa. Grazie generale e un buongiorno a tutti e grazie veramente per questa opportunità che date a Confindustria di partecipare a un incontro così importante. E grazie, la ringrazio subito per le parole di solidarietà che sono state rivolte poi al presidente di Brescia, il presidente Pasini, perché io penso che in momenti tipo questi, nel momento in cui arriva insomma un pacco bomba, sia necessaria veramente che tutti insieme facciamo massa e tutti insieme combattiamo e soprattutto diciamo che queste cose non ci piacciono nel nome anche della democrazia. Ora partirei però da una premessa che ritengo sia necessaria e partirei da ciò che siamo, ovvero sia noi siamo una delle economie più avanzate malgrado tutti i limiti che il nostro paese storicamente si porta indietro e siamo, lo ricordo sempre, la seconda manifattura europea con delle punte di indiscussa eccellenza che vengono riconosciute praticamente dall'Europa e non solo. Siamo diventati tutto questo in un tempo relativamente breve perché ci abbiamo impiegato circa 50 anni dal secondo dopoguerra. Solo 70 anni fa eravamo tutta un'altra cosa, eravamo, come voi ben sapete, un paese con delle larghe sacche di analfabetismo che era basato su un'agricoltura molto molto povera, terre di emigrazione in cui il turismo, per esempio, era solamente un turismo dove si vendeva un patrimonio che avevamo ereditato. L'età media era decisamente più bassa di adesso e non c'era né istruzione né sanità, quantomeno come quello insomma, al quale siamo abituati oggi. Voglio ricordare che questo passaggio, che tra l'altro è stato fatto in un tempo relativamente breve e non dobbiamo comunque dimenticarlo perché altrimenti rischiamo anche di non riuscire ad inquadrare bene nemmeno le sfide e il cambiamento che abbiamo di fronte a noi. Intendo dire che questo è un discorso balzo in avanti che ha fatto tutta la nostra società, la nostra economia, la cultura, la qualità della vita e così via, hanno sicuramente lasciato un prezzo da pagare. Ed è un prezzo da pagare che è rappresentato oggi da uno sfruttamento eccessivo della risorsa territorio. Abbiamo prodotto dei misfatti ambientali, abbiamo lasciato praticamente delle cicatrici e delle violenze sui nostri territori. Tra queste proprio quelle delle quali oggi si sta parlando e dove, e vi ringrazio di questo, tutti insieme dobbiamo effettivamente trovare delle soluzioni. Bene, io penso che sia importante inquadrare questo perché non per giustificare tutte queste violazioni, tutt'altro, ma per non rinnegare la storia e anche quella travolgente cavalcata che letteralmente ha cambiato i connotati di questo paese. Perciò il mio messaggio è quello di non buttare via il bambino con l'acqua sporca, anche perché rischiamo altrimenti che ci sia veramente un messaggio sbagliato e a volte pregiudizievole soprattutto nei confronti dello sviluppo e delle imprese. Sono convinta che oggi siamo come paese molto migliori di come eravamo, per condizioni di complessivo benessere, di istruzione, di sanità, insomma di quello che abbiamo detto che prima non avevamo. E oggi dobbiamo riconoscere onestamente che questo comunque ha comportato un impatto ambientale di cui oggi noi dobbiamo assumerci come generazioni qui e oggi la piena responsabilità e soprattutto l'impegno a porvi rimedio. E d'altra parte se noi guardiamo anche i paesi a noi vicini e cito in particolare la Germania,
anche la Germania ha avuto un film che praticamente è stato lo stesso, dove l'economia del carbone ha lasciato delle evidenti, dei segni molto evidenti di sfruttamento del territorio, dove magari hanno già iniziato comunque e hanno affrontato e risolto alcuni dei loro problemi, penso per esempio all'Hampshire Park che si trova nella Ruhr. E se guardiamo più lontano, noi non ce ne stiamo preoccupando perché chiaramente i problemi sono quelli che affrontiamo a casa nostra, ma ciò che sta avvenendo in Asia e in particolare in Cina effettivamente è un film ancora peggiorativo rispetto a quello che leggiamo noi oggi. Dobbiamo dunque fare come paese i conti con questi debiti che la crescita ci ha lasciato e frutto a volte di illegalità e comunque io penso di una cultura di fondo che non aveva sicuramente la sensibilità che fortunatamente in questi anni noi abbiamo maturato. Oggi noi siamo chiamati tutti, come cittadini, istituzioni, corpi intermedi e perciò la Confindustria, ad un grande sforzo di risanamento, di riqualificazione, di rigenerazione del nostro territorio, partendo proprio da questa nuova consapevolezza ambientale che anche l'Europa effettivamente ci aiuta ad assumere, che deve essere orientata a quella che è la sostenibilità e a una cultura totalmente nuova. E in particolare questo passa comunque attraverso anche una cultura della legalità, e lo dico chiaramente. Confindustria e le imprese che vi aderiscono hanno fatto una chiara scelta di campo e proprio a testimonianza di ciò è quel protocollo che è stato firmato nel dicembre 2019 da Confindustria questo protocollo di collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, attraverso il quale la nostra Confindustria ha messo a disposizione del commissario straordinario le proprie conoscenze in termini di know-how tecnologico e proprio in queste settimane, come correttamente diceva il generale, stiamo lavorando per rinnovare questo impegno nel quale noi abbiamo creduto fortemente nel 2017 e continuiamo a credere ancora oggi, considerando che come Confindustria vogliamo assumerci proprio la responsabilità di contribuire a rendere il mondo migliore, insomma, da questo punto di vista. La cultura dunque della legalità e della sostenibilità, vedi anche il ruolo di vicepresidente che è stato voluto da parte del presidente Bonomi, devono essere alla base dell'agire imprenditoriale. E da questo punto di vista le regole, le norme, le procedure rappresentano sicuramente quella che è la premessa fondamentale e anche il presidio per accompagnare questo processo che deve essere comunque un processo di maturazione anche culturale e di risanamento, oltre che di risanamento e rigenerazione del paese. Confindustria e tutto il nostro sistema industriale sono pronti a fare la loro parte nel rispetto della legge. Ma noi andiamo anche oltre al rispetto della legge. Intendo dire che noi crediamo, come ha detto anche prima il generale, noi crediamo veramente in una leale e forte collaborazione istituzionale tra imprese e pubblica amministrazione. È finito, è finito il tempo della conflittualità fine a se stessa, ma oggi il Paese ha bisogno veramente di un grande sforzo in avanti e il protocollo che viene firmato tra la Confindustria e il commissario straordinario vuole rappresentare questo, vuole rappresentare un modo di procedere, se volete, diverso rispetto a quello che è stato il modo di andare avanti, dove spesso noi abbiamo visto le imprese e la pubblica amministrazione in contrapposizione, mentre in questo modo non si va assolutamente da nessuna parte. Ma da solo anche questo non basta, e qui vorrei ricordare un pensiero dell'allora cardinale Pappalardo, pronunciato, se non ricordo male, nell'occasione dei funerali del generale della Chiesa. Il cardinale diceva che la mafia non si combatte solo con le leggi, ma cambiando la coscienza degli uomini. Ecco, e io credo che dovremmo lavorare molto anche su questo piano. In questo senso, però, più le leggi saranno chiare, più la formazione sarà diffusa, più le autorizzazioni e i controlli saranno semplificati e non irragionevoli come a volte vediamo, più sarà facile che il processo normativo si accompagni anche a una diffusa cultura della legalità, a rispetto verso lo Stato, le istituzioni e chi le rappresenta da parte degli operatori economici e dell'intera società.
In buona sintesi si tratta praticamente, prima ho sentito parlare di squadra, dovremmo imparare a far squadra un po' di più insieme se condividiamo poi quei valori e quei principi dove uno sviluppo sostenibile deve essere alla base oggi dell'agire anche imprenditoriale. E da questo punto di vista, parlavo prima di normative semplificate, noi attribuiamo una grandissima importanza a quanto già introdotto con la cosiddetta legge semplificazioni e il collegato ambientale 2020. Più le cose sono semplici e comprensibili e più è facile poi attuarle. Le imprese cosa fanno? Le imprese, come è stato detto prima, metteranno e mettono a disposizione di questi processi anche tutte le tecnologie a loro disposizione, perché ricordiamoci che le imprese sono effettivamente quell'avanguardia di innovazione e di tecnologia che aiutano anche in questo caso e che vogliono essere partecipi al risanamento e alla bonifica di territori che sono stati nel tempo devastati. Ma non solo questo, le imprese hanno anche quelle risorse finanziarie, economiche necessarie per continuare a fare innovazione, per continuare ad investire, e perciò un grande patto pubblico-privato in questo caso io penso sia veramente necessario. Confidiamo che tutti poi possano guardare a questi processi con fiducia e senza pregiudizi, anche per la realizzazione poi di quelle che sono le infrastrutture indispensabili alla realizzazione di una vera e propria economia circolare. Oggi il tema dell'economia circolare è un tema che, come vediamo, viene molto spinto dalla comunità europea e sta diventando importante anche nell'agenda italiana. Però anche qui dobbiamo metterci d'accordo su che cosa vogliamo e quanto vogliamo che questo cerchio si chiuda. E per evitare proprio che avvengano ancora fenomeni come quelli che noi abbiamo visto verificarsi e che sono oggi oggetto di questo piano di risanamento e di bonifica, abbiamo necessità di chiudere e di comprendere tutti insieme quella che è l'economia circolare, accettando e anzi promuovendo ulteriormente anche tutte le infrastrutture che si rendono necessarie, senza quei sindromi di pregiudiziale ostilità e con la consapevolezza che per rigenerare il nostro territorio bisognerà avere comunque anche rispetto dei giusti tempi. Me lo insegnate, insomma, tutti quanti, che per fare le cose serve anche avere intanto le idee, avere la visione e poi accompagnare affinché questo diventi un progetto comune, che non deve essere un progetto solamente delle istituzioni e della Confindustria, ma deve essere un progetto che effettivamente abbraccia anche i cittadini. Perciò un ruolo fondamentale da questo punto di vista lo ha anche la comunicazione e il fatto comunque di raccontare sempre di più e sempre meglio tutte le buone pratiche che imprese e pubblica amministrazione sono in grado insieme di compiere. Oggi, come ho detto anche in altre occasioni, io ne approfitto ogni volta che ho qualche occasione pubblica, così come oggi, e vi ringrazio per l'ascolto. Io penso che l'industria nel nostro paese è effettivamente una risposta e soprattutto è una speranza sia per l'ambiente che per la sostenibilità. E per questo dovremmo lavorare tutti insieme con fiducia reciproca, ma anche con grande rispetto, avendo riguardo al comune obiettivo di lasciare poi il nostro paese alle future generazioni, perché ricordiamoci sempre che noi siamo qui per un periodo che ci è dato. Ma poi, se abbiamo visione, dobbiamo anche rivolgere il nostro sguardo verso il futuro e io penso pensare a quelle generazioni che verranno, avendo come obiettivo quello di lasciare un mondo migliore di come ci è stato consegnato. Che comunque è un mondo che ci è stato consegnato frutto di una crescita tumultuosa e che oggi le nostre generazioni, come dicevo prima, si prendono l'incarico e sentono fortemente la necessità e il dovere di contribuire appunto a risanare. Io con questo chiudo il mio intervento, vi ringrazio molto per l'ascolto e anch'io sono a disposizione se ci fossero delle domande e grazie comunque per queste iniziative che aiutano a far capire sempre di più che il lavorare insieme premia e che la legalità è l'unica strada che può permettere a questo paese di uscire da un impasse nel quale è rimasto fin troppo a lungo. Grazie.
Grazie Vicepresidente, degli indirizzi mi viene da dire chiari che sono dati, che ha dato, che ha comunicato e che sono messi in pratica già da tempo, insomma, gli imprenditori della sua classe dirigente, comunque nella sua totalità, diciamo, pur ovviamente con le difficoltà che il Paese ha a volte, però sta andando sicuramente su questa via. Mi lascio alcune cose che ha detto per le conclusioni. Voglio richiamare qua il connotato che anche lei mi fa piacere ha richiamato, che è quello comunque di fare squadra, che non è una cosa semplice, ma anzi è la base per poter costruire questi sistemi complessi e anzi mi viene da dire per quel lavorare meglio e togliere spazio a chi evidentemente invece non la pensa come noi, assolutamente. La rigenerazione delle città, come la rigenerazione delle campagne, viene così dire, un tema caro a Remet, che ne ha fatto un settore su cui ci sono decine di consessi, decine di convegni, e per cui che venga ovviamente sposato così è sicuramente positivo. E la comunicazione, abbiamo l'ultimo giorno, ci sarà insomma un evento di comunicazione che abbiamo organizzato, ci sarà anche il ministro Costa, e che la comunicazione è sempre più, lei l'ha voluto richiamare, quindi la voglio registrare, è veramente un fatto strategico, lo è pertanto, però quando devi andare a sfondare insomma delle porte che sono chiuse e quando devi eliminare molti luoghi comuni. Ieri l'assessore all'ambiente del comune di Napoli, Del Giudice, diceva, devo dire con una frase efficace, che siamo malati di titolite, nel senso che insomma ci sono dei titoli bellissimi, magari molto d'effetto, però poi i contenuti sono un po' diversi, comunque si deve pensare ad altro. Per cui devo dire che poter continuare a camminare su questo e poter avere interlocutori veramente, mi viene a dire, illuminati anche da un punto di vista green, ma insomma non solo green, poi per una storia che giustamente ha richiamato, che il Paese ama, quello la voglio tenere fra le conclusioni, è veramente importante. E quindi la ringrazio da questo punto, e a questo punto proseguiamo con un imprenditore verde, non solo imprenditore, ma essendo anche direttore di un consorzio importante, c'è una parte pubblica importante, che veramente ha tanti meriti. Uno io ho sempre ammirato da tempi, insomma, quando non ero commissario, quando mi occupavo di agroalimentare, e la pazienza, la perspicacia di costruire il sistema. Il sistema ECPNEUS, presento il direttore Giovanni Corbetta, non è stato improvvisato. Intanto è stato voluto dagli imprenditori, diciamolo, poi lui lo preciserà. È stato voluto dagli imprenditori dei pneumatici. E l'altro ci è voluto veramente anni, forse ci preciserà quanti anni ci sono voluti per costruirlo, e ci è voluta una pazienza incredibile, mi viene da dire, per l'ultimo decreto End of Waste, che insomma ha avuto parecchie difficoltà, ma alla fine ce l'ha fatta. E l'ultima cosa che dico è quello, sempre che, per dare un'immagine, ma l'ho detto anche altre volte, se vedavamo le colonne di fumo nero, e purtroppo le vedavamo nelle campagne quando si girava per le campagne, quando si girava per la zona, c'erano queste colonne di fumo nero. Oggi devo dire, tranne i punti di crisi che purtroppo ancora ci sono vicino ad alcune periferie, diciamo che fumi nero non ce ne sono. Perché? Perché viene tolto il combustibile. Il combustibile non rimane, ma viene portato via per un meccanismo illuminato che è stato messo su dal direttore di Ecopneus, il dottor Giovanni Corbetta, che gli lascio la parola, prego, nonché anche veramente grande amico, prego. Bene, grazie signor generale, e grazie a lei, grazie a Silvia Paparella per questa occasione di scambio di idee, di commenti e di ascolto soprattutto, che è sempre una delle cose più preziose. E ringrazio ovviamente anche tutti i partecipanti, oltretutto già in anticipo per quello che vorranno eventualmente far arrivare come suggerimenti, come consigli. Io vorrei raccontare alcuni passaggi di questa esperienza questi anni, proprio a partire appunto dall'avvio del sistema, dove per fortuna un ritardo di un primo decreto che era fondamentale per noi, abbiamo avuto tempo di studiare e di prepararci con qualche tempo più lungo del previsto, e quindi riversare poi al momento proprio della partenza
alcune soluzioni già rodate. Io tra l'altro ho avuto una gran fortuna che sono arrivato a questo incarico, cioè l'incarico di costituire questo consorzio, provenendo da molti anni di acquisti in una grande multinazionale e quindi comprando ogni genere di prodotto, servizio, sistema, non solo in Italia, e quindi certamente preparato non tanto al concetto di appaltare delle attività, che è importantissimo, ma io direi proprio al rapporto tra imprese, perché secondo me quello che stiamo discutendo non si manifesta in maniera più visibile ovviamente nell'atto d'acquisto o nell'atto di appalto, ma in realtà il vero problema è: ormai un'impresa da sola non può fare più nulla, siamo in un mondo in cui ci sono reti di imprese, e nelle reti di imprese talvolta si è fornitori, talvolta si è compratori, talvolta si è concorrenti, perché il mondo si è complicato moltissimo e i ruoli non sono più stabili e definitivi. Per cui a me può capitare di essere in rapporto con un'azienda perché fornisco, o perché compro, o perché collaboro. E allora in ogni caso c'è questa, diciamo, necessità di regolamentare tutto per bene e poi ovviamente di non trarre interessi personali che distorcerebbero gli interessi che devono essere invece aziendali, quelli dichiarati, quelli ufficiali. Mi ha fatto molto piacere ascoltare il maggiore Papotto, perché ha toccato dei temi che a me stanno molto a cuore, perché tra l'altro nell'avviare questo modello di Ecopneus io sono stato proprio promotore di avere una realtà piccolissima, cioè un Ecopneus di pochissime unità, oggi siamo in 9, ma che riesce a fare tutto quello che fa utilizzando aziende del territorio. Quindi a differenza di creare un'azienda molto grande, molto strutturata, con investimenti propri che avrebbero potuto essere, diciamo, un'organizzazione a sé stante, la mia scelta è stata esattamente l'opposto: essere Ecopneus più piccoli possibili, centro motore di quello che la legge ci chiedeva di fare, cioè pianificare, sviluppare, controllare, monitorare e utilizzare aziende sparse in tutta Italia che ci avrebbero permesso di essere molto più capillari, molto più mirati, molto più diciamo promotori di investimenti locali e evitare anche soprattutto il conflitto di interesse, perché se ci fosse un'azienda che svolge attività sarei imbarazzato a dover controllare me stesso. Quindi questo modello nostro è stato proprio fatto, proteso a dire tutte le attività operative, che sono poi quelle che possono macchiarsi più facilmente di problemi, sono esterne e non c'è nessun interesse relazionale. Per raggiungere questo, ovviamente, gli strumenti sono in parte già stati detti, dei capitolati tecnici estremamente dettagliati che prescrivono molto bene quello che noi vogliamo ottenere, ma senza orpelli che potrebbero essere pretesto di maggiorazione di costi che non servono, quindi capitolati continuamente visti e rivisti e sono una sezione della nostra banca dati. Noi questi capitolati, oserei dire, li manuteniamo giornalmente, anche se poi li usiamo magari una volta all'anno, ogni volta ogni 2 anni, perché il capitolato rischia spesso di avere delle parti che non servono ma aggiungono costi e mancare di parti necessarie che sono state in qualche modo magari dimenticate. Quindi grandissima importanza al capitolato che prescrive appunto cosa uno si aspetta dall'altra azienda. Ovviamente completato poi dalla struttura contrattuale che aggiunge tutte le clausole opportune per completare il rapporto tra aziende, con anche qualche clausola vessatoria che ovviamente in quanto tale va trattata come dice la legge, ma che ci dà un forte potere, visto che siamo dei privati e non abbiamo quindi altri tipi di potere, per esempio interrompere il contratto se a un certo punto vediamo che le cose non girano come previsto. Quindi metterci in mano nostra questa possibilità che può derivare da un contratto con qualche clausola forte, ovviamente in quanto tale va controfirmata, va resa edotta, insomma ci sono tutti degli accorgimenti che la legge prevede, in modo da ricostituirci un potere per non rimanere vittima di chi cammin facendo si mette a comportarsi male. Ovviamente l'altro punto importante è avere dei fornitori preselezionati, in modo che quelli che non vanno bene manco vengono messi in gara, perché a me all'inizio ci è capitato di avere delle offerte per interventi di trasporto o di stoccaggio di rifiuti del valore metà del mercato, cioè qualche azienda si è presentata con dei valori esattamente la metà di quello che tutte le altre aziende più o meno proponevano. Ovviamente ci sono delle aziende che, come voi ben sapete, sono in realtà cercano del lavoro o cercano dei contratti anche per coprire il giro di soldi, quindi lì bisogna stare molto attenti al concetto di
ultimo prezzo, prezzo minimo che noi non guardiamo mai, e le nostre gare sono tutte condotte col concetto di massimo valore aggiunto. Cioè noi vogliamo verificare continuamente che il rapporto costi-benefici sia corretto, non andare al risparmio, perché spesso un puro risparmio può sottintendere poi una prestazione insufficiente, ma soprattutto evitare, peggio ancora, quelle trappole che sono contratti, diciamo, che servono solo a coprire attività e non essere realmente un contratto normale come noi vorremmo che fosse. Quindi una qualifica basata su dati che le aziende ci devono fornire, ma anche di natura fisica, perché non sempre leggendo i documenti si riesce davvero a capire se quell'azienda è sana oppure no, mentre visitandola, andandola a visitare con grande competenza, molto spesso piccoli segnali danno enormi ritorni di risposta. La conduzione delle gare è il fatto a cui io attribuisco meno diciamo responsabilità, perché se tutto quello che ho detto adesso è fatto bene la parte preliminare, poi la gara di per sé è una specie di binario che conduce abbastanza facilmente a un punto finale. Ma tutto questo, secondo me, deve essere assolutamente poi seguito da un sistema di controllo molto molto forte, cosa che in Italia, nella nostra cultura, secondo me non c'è. Lo dico non solo per l'esperienza di adesso, ma anche per quella precedente. Noi non siamo abituati a più a fare la norma, a fare il contratto, a scrivere la specifica, che non ad andare a controllare. E per vari motivi. Il controllo espone a momenti di contrasto, il controllo espone a momenti di discussione, il controllo espone a contestazione, e quindi porta una parte certamente sgradevole del lavoro. Una giornata di controllo è una giornata antipatica, fuori di dubbio, ma va fatta. E noi abbiamo organizzato da subito il controllo su tre livelli, con tre tipologie di competenza. Il controllo gestionale di un collega che va a vedere, come dire, con gli occhi di Ecopneus. Un controllo tecnico che noi abbiamo affidato di volta in volta a società come Tuffo, CertiQuality o diciamo specialisti di questa tipologia di attività, e controlli di natura ancora più delicata che abbiamo affidato ad ex appartenenti alle forze dell'ordine che, avendo lasciato il precedente lavoro, hanno aperto degli uffici di consulenza, ma con un sapere, con una competenza molto molto particolare. Ecco, dall'incrocio di queste tre tipologie di controlli a noi è capitato più di una volta, purtroppo, di trovare delle situazioni non a posto, avere quindi, tramite quel contratto che dicevo, la possibilità di interromperlo immediatamente, e quindi nel tempo creare una rete di aziende agganciate a noi che diciamo stanno diventando sempre meglio, perché ogni anno uno o due cascano e le eliminiamo e uno o due le aggiungiamo, migliorando quindi il livello medio qualitativo e prestazionale delle aziende che ci danno il vantaggio. Tenendo presente che poi, quando ci sono acquisti o contratti malfatti, oltre al danno economico c'è anche un danno prestazionale e un danno anche sui tempi, che spesso vengono dilatati. L'ulteriore ingrediente ovviamente sono le persone, perché è chiaro che se metto a far controlli una persona di non corretto comportamento, insomma, difficilmente porto a casa dei buoni risultati. Allora, anche nella scelta delle persone, soprattutto se si tratta di gestire questi aspetti, occorre una scelta con molta cautela. Il tecnico che sta chiuso nel suo ufficio, nel suo laboratorio, va valutato certamente rispetto alle competenze strettamente tecniche, ma il soggetto che deve girare continuamente e far da sentinella, come diceva lei prima, signor generale, cosa che condivido appieno, perché io ritengo che anche il privato debba essere sentinella, e sentinella attenta, non sentinella svogliata o distratta, proprio perché non penso che si debba solo contare sul vigile urbano per circolare bene per strada. Io devo circolare bene per strada e ho esperienza di paesi in cui, se uno fa una manovra circolazione stradale non corretta,
il primo a segnalare qualcosa che non va è il cittadino che cammina per strada piuttosto che l'automobilista che sta davanti o dietro. Proprio per il concetto che noi abbiamo, secondo me, un po' basso in Italia, che mi piacerebbe aumentare, che ognuno deve cercare di non solo comportarsi bene, ma mettere, dare un segnale, accendere un LED quando vede un comportamento non corretto. Quindi persone che ci aiutino in questo percorso. E allora occorre avere giuste persone inserite in quella scatola di vetro che avete già citato, che è fondamentale, perché chi fa cose storte diventa vago, diventa da poche informazioni, occulta dati e informazioni, perché è difficile dire bugie nel tempo sempre coerenti tra di loro. Allora, quando le cose, le informazioni, i commenti, i messaggi diventano vaghi, diventano molto poco, diciamo, dettagliati, lì secondo me già c'è un sospetto e allora occorre approfondire. Questo noi lo stiamo per esempio facendo mettendo nel nostro sito web tutti i possibili dati che possono servire a chiunque è interessato alla gestione dei pneumatici fuori uso, mettendo numeri, mettendo informazioni che aggiorniamo mensilmente, in modo che chiunque può farsi dei ragionamenti su quel che facciamo. Ovviamente, come dicevo prima, nessun interesse personale, perché quando quello nasce è poi difficile mantenerlo pulito nel tempo, e quindi ad esempio nel nostro caso essere assolutamente avulsi da qualunque attività operativa e poi non essere mai ricattabili, perché nel momento in cui per qualche motivo un soggetto diventa ricattabile, a quel punto può essere condotto a comportamenti veramente sbagliati. Un'ultima considerazione. Io non so se mi sono mai imbattuto in una vera malavita organizzata, in una vera delinquenza organizzata, perché ho trovato delle situazioni anomale, le ho interrotte, non potendo sapere bene cosa ci fosse oltre quello che ho notato. Però vorrei che in questo concetto di, diciamo, di delinquenza da contrastare non ci sia solo quello che nell'immaginario di un cittadino è una delinquenza organizzata, camorristica, mafiosa o non so come, ma anche il tema dell'evasione fiscale. Perché ho l'impressione che troppa gente si senta onesta nonostante sia un grande evasore fiscale, quindi ad esempio fatture, mancanza di fatture, mancanza di corretto comportamento da quel punto di vista, che non sembra per molti essere un reato, una critica, mentre secondo me è un veleno terribile, perché più si diffonde, e parlo in particolare per quanto riguarda proprio l'acquisto dei pneumatici e il giro dei pneumatici nel mercato italiano, più si diffonde questa facilità di evadere il fisco, più ci sono flussi incontrollati, più ci sono situazioni anomale che vincono e situazioni corrette che perdono, quindi anche distruzione di valore perché si afferma il furbo e non si afferma il competente, e per esempio nel nostro caso delle difficoltà particolari, perché se non ci arrivano tutti i fondi necessari a trattare tutti i pneumatici che entrano, ovviamente andiamo in crisi. Quindi vorrei un allargamento su tutti noi del concetto di malessere da combattere, ecco, non solo pensando a reati di delinquenza fisica, ma anche a reati di delinquenza amministrativa. Grazie. Grazie direttore Corbetta per questa esplicazione, intanto veramente molto tematica, che ha aggiunto a quello che dall'intervento del maggiore Vapotto ha aggiunto un'altra parte angolare molto importante da un altro punto di vista, se vogliamo, come settore. Però vediamo che tutti i presidi di prevenzione, scusate il gioco di parole, alla fine ovviamente coincidono. E per ultimo, non ultimo, devo dire questo dell'evasione fiscale, che potremmo definirlo, ma è così, uno dei cosiddetti reati spia. Cioè i reati spia che ci dicono qualcosa su dove poi finiscono i soldi o perché mi servono i soldi. Mi può servire anche per corrompere qualche pubblico ufficiale o per mettere, per non far emergere tanto materiale che poi ovviamente se non emerge dovrà andare a finire da qualche parte, non lo posso far vivere nuovamente. Questo insieme a dei reati a volte che possono essere, insomma, già un reato di corruzione, di concussione comincia a diventare un po' importante,
ma ci sono i fatti semplici come possono essere un reato spia di fatti più importanti. E questo perché? Perché anche nella nostra esperienza, anche di recente, che abbiamo avuto, è quella che, come si sentitizza ormai, che la criminalità, la grande criminalità che muove, che sappiamo, muove i fondi e deve ovviamente reinvestirli, non le reinveste, come abbiamo sentito prima dal prefetto di Caserta, sono stati inseriti come controlli addirittura le spese funerarie, perché purtroppo anche là si inventano cose, o il catering o l'alimentare in senso lato, ma addirittura sappiamo che vanno oltre Alpe, vanno ad alimentare i fondi, quando vanno ad alimentare i fondi, se questi soldi rientrano in Italia, figuri, sono completamente persi. Quindi sicuramente questo è un dato importante che giustamente ha fatto emergere, e devo dire che da questo punto di vista c'è un totale unisono con quello che abbiamo sentito prima. Prendo a prestito la frase della vicepresidente Piovesana: la cultura della legalità e la cultura della sostenibilità devono ovviamente andare di pari passo. E quindi grazie ancora sempre per tutto questo lavoro fatto, e ci rivedremo presto di presenza. Presto di presenza. E do la parola ora ad Aldo Bertelle, che è intanto amministratore unico di Eris Italia, e penso che ho detto giusto. Devo dire che è un grande, non solo amico, ma un grande frequentatore, forse anche fondatore e cofondatore con Remit, nel senso che comunque partecipa da tanti anni. Che dal punto di vista quindi delle assicurazioni, evidentemente c'era un'esigenza di mettere a punto, la dico perché ancora non conosco bene il prodotto, ci siamo sentiti conosciuti e l'ho visto, però diciamo una griglia che andasse a misurare il rischio, ma che può andare a misurare altre cose, quindi ha messo a punto un prodotto che ora lui ci illustrerà e che abbiamo piacere diciamo di far sentire e di vedere, come dire, in questa comunità di intenti che è molto larga fra pubblico e privato, che c'è oggi giusto perché la rappresentiamo, ma che c'è anche in altri giorni, ci fa piacere ovviamente ascoltarlo. Con i tempi siamo abbastanza in ordine perché mancano 12 minuti, ma gli diamo anche 3 minuti per arrivare a anche 15 minuti, credo che va bene, poi farò veramente delle brevissime conclusioni perché insomma tutto è stato ovviamente detto e gridato, devo dire, in maniera molto chiara. Prego, dottor Bertelle. Il microfono, perfetto. Grazie mille, grazie. Mi aiuterò con delle slide, perché vista l'ora magari diventa anche un po' meno pesante seguire l'esposizione, che comunque sarà rapida. Grazie mille al generale per la sua sensibilità. E vabbè, grazie a Silvia, non perdo l'occasione per ringraziarla, perché questa iniziativa qua è merito suo. L'esigenza, come ricordava lei generale, nasce giustamente dal settore delle assicurazioni. Lo strumento l'abbiamo chiamato Rembook proprio perché si è accasato adesso in forma elettronica. L'idea nasce nel 2003 ed era pubblicata in cartaceo da Ambiente Sicurezza, si chiamava Prontuario delle Bonifiche. Ma dicevo, lo strumento nasce perché appunto in ambito assicurativo, andando a risarcire il sinistro da inquinamento e quindi sostanzialmente l'intervento di bonifica, da subito si era presentato il problema del chi fa che cosa, che livello di qualificazione ha l'operatore, e soprattutto anche per quanto riguarda questo aspetto, da subito qual è il suo livello di trasparenza. Ecco perché nel titolo competenza e legalità, requisiti prioritari nella scelta dell'operatore. Soprattutto, io qui incomincio ad avere il problema del giro pagina, vediamo un attimo, dunque, scusate. Allora, voi vedete le slide, vero? Sì, perfetto. Perfetto, volevo segnalare una cosa che mi ha colpito. Settimana scorsa ho visto
un servizio di della Gabanelli che parlava di requisiti per quanto riguarda la scelta del candidato alle regionali che si sono appena concluse e ne ricavavo un'impressione che riscontro con una sempre più, con maggiore frequenza, che è quello di avere a disposizione gli elementi che consentano una scelta consapevole. Lei qui nel suo servizio appunto faceva riferimento a questi 6 parametri da prendere in considerazione per guidare la scelta del soggetto da votare. C'è sicuramente la legalità, però diciamo che questo fattore è una condizione necessaria, ma chiaramente non sufficiente, perché va inquadrato in un contesto che comporta l'analisi e la valutazione di una pluralità di requisiti. Se pensiamo, parlando di bonifiche, all'implementazione di una tecnologia nuova, in qualche modo prima se ne faceva riferimento, non ricordo se la dottoressa Piovesana o per Golizzi, una tecnologia nuova come quella delle bioplastiche degradabili al 100% per eliminare l'inquinamento marino, con prospettive estremamente interessanti, beh, la priorità nella ricerca dell'operatore sarà, non dico sicuramente quella della competenza, ma la competenza è un requisito fondamentale. E poi, come già è stato detto da chi mi ha preceduto, la competenza è un'arma potente contro la contaminazione, si usa questo termine in realtà per quanto riguarda appunto l'infiltrazione mafiosa. Quindi il know-how aumenta l'indipendenza e riduce la ricattabilità. Anche questo è un concetto che è già esposto e già emerso nelle esposizioni che mi hanno preceduto. Il processo di bonifica è articolato, i soggetti coinvolti sono molteplici, quindi non tutti hanno la stessa esposizione al rischio per quanto riguarda appunto l'infiltrazione da parte di soggetti di infiltrazioni mafiose, insomma. Quindi anche in questo caso saranno molto probabilmente le attività a minor valore aggiunto per competenze come il trasporto e lo smaltimento a soffrire questa tipologia di rischio. Quindi la domanda è perché identificare strumenti che oggettivino, passatemi il termine, la sola trasparenza e non siano più ampi ma comprendano anche la valutazione della competenza? Questo per un motivo molto semplice, perché appunto Rembuk già esiste, su questo Remtech, grazie ripeto a Silvia, si è impegnata in questa che è un'attività che eravamo partiti con l'idea di renderla biennale, poi in realtà ci stiamo rendendo conto che vale la pena ripeterla annualmente e che da quest'anno vede ritornare il patrocinio dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, quindi del Ministero dell'Ambiente tramite l'Albo, e soprattutto, novità rispetto alle precedenti edizioni, può avvalersi del supporto per quanto riguarda la diffusione dei dati di approfondimento che vengono raccolti, adesso vi spiego un pochettino meglio in che cosa consiste Rembuk, attraverso questo questionario di approfondimento, dicevo, la diffusione di questi dati viene fatta dai soggetti di cui vedete elencati i loghi e tra questi volevo evidenziare soprattutto quello di Ispra che dovrebbe appunto supportarci in questa attività distribuendo questi risultati alle ARPA regionali. Il metodo Rembuk, detto in maniera un po' altisonante, il messaggio è conoscere per decidere, cioè l'obiettivo finale, qui ho riportato una frase di un personaggio importante come Einaudi che affermava o perlomeno poneva il quesito del come si può deliberare senza conoscere e si rispondeva dicendo è impossibile. Quale sia l'importanza della valutazione che non deve influenzare il decisore ma deve consentirgli attraverso la conoscenza di quelle che sono le informazioni fondamentali di effettuare un processo decisionale consapevole e soprattutto informato. Quindi Rembuk è uno strumento di supporto alle decisioni che fornisce una serie di dati che non sono contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 9
che rappresenta tuttavia il punto di partenza. Cioè, parliamo di bonifiche, quali sono i soggetti abilitati da un punto di vista istituzionale all'effettuazione di questa attività, facciamo riferimento alla categoria 9, da lì si parte, si inviano a tutti quelli che iscritti alla categoria 9 sono dotati di una casella mail. Agli altri diciamo che nel terzo millennio, non avendo una casella mail, non lo so, e poi in genere la corrispondenza con l'entità del fatturato dà sempre riscontri che corrispondono a realtà piuttosto piccole, però diciamo non è quello il mercato che può in realtà interessare. Si parte appunto con l'invio del questionario e si chiede la compilazione, chiedendo, come diceva poc'anzi Corbetta, un'attività che in qualche modo è di controllo, e quindi il ritorno dei questionari è sempre una, come si dice, un'attività abbastanza laboriosa, difficoltosa. Non tutti, ecco, sono così propensi a compilare un questionario che peraltro è abbastanza corposo. È strutturato in due parti Rembook, perché la raccolta dei dati consente da un lato di analizzare il singolo operatore per dimensione, per settori d'attività, per attività prevalente, eccetera, dall'altro addirittura il settore, per vedere qual è a livello nazionale l'impatto economico che questo tipo di attività può procurare, e scendendo poi nel dettaglio anche delle varie attività, come per esempio il pronto intervento. Il questionario compone di 10 sezioni, le vedete elencate qua, e consente di raccogliere un totale di 50 dati, di requisiti sostanzialmente, per ciascun operatore. Io qui ho riportato una tavola che è che è pertinente per tematica all'argomento di oggi. Nell'indagine, per esempio, è basilare, insomma, capire innanzitutto se la generica azienda ha un modello organizzativo sulla base del decreto legislativo 231 e prima ancora se si è dotata di una norma, di una certificazione, quindi di una norma volontaria che è sicuramente complementare e funzionale al decreto legislativo 231. Questi sono elementi base di partenza che comunque è importante in fase preventiva, anche in questo caso Pergolizzi prima accennava all'importanza della, come si dice, della prevenzione, consentono un'analisi, almeno un punto di partenza per l'analisi. Consultare una banca dati è sufficiente? Direi di no, lo dico dal mio punto di vista di operatore economico, perché stiamo parlando di un rischio dinamico. Bisogna innanzitutto valutare l'adeguatezza degli strumenti, e in parte rispondono i dati di cui facevo cenno prima. Bisogna soprattutto valutare come questi strumenti vengono applicati in termini di cultura aziendale. Io faccio anche da un po' di anni l'auditor di terza parte per certi quality. Insomma, ci sono diverse aziende che queste certificazioni le hanno perché le devono avere, virgolettato. Per cui, ecco, in quel caso questo è anche un altro elemento da tenere in considerazione. L'altro importante aspetto riguarda gli attacchi che arrivano dall'esterno, e quindi, come dicevo prima, il rischio è dinamico e, come detto peraltro anche prima, è un fenomeno che riguarda il privato. La soluzione. Allora, la soluzione è quella di, per quanto riguarda l'analisi in particolare sul tema legalità, ecco, cogliendo un parallelo che è quello purtroppo abbastanza attuale del Covid, quello di abbinare un test rapido, banca dati, con un approfondimento clinico, quindi una verifica diretta presso l'operatore di quelli che sono per esempio i sistemi di controllo e soprattutto di come vengono attuati. Un aspetto che citavo qua perché è particolarmente importante è se il generico operatore effettua l'analisi reputazionale dei propri fornitori o dei propri clienti. E poi, per concludere, è sfruttare le sinergie esistenti. Allora, provo a schematizzare per essere sintetico. L'assicuratore si assume l'impegno di pagare al posto di qualcun altro, quindi ha tutto l'interesse a controllare, sempre che a verificare lo stato del rischio.
E se questo controllo viene fatto secondo un protocollo condiviso con altri stakeholder, probabilmente non è necessario avere l'assicurazione obbligatoria, basta semplicemente verificare chi non ha un'assicurazione, perché assumendomi il rischio di pagare al posto di un altro, chi non mi convince o chi non ha fattori di rischio che sono sufficientemente bassi, probabilmente mi permetterà di non assicurarlo e quindi indirettamente di dare un'indicazione all'istituzione su come effettuare i controlli o perlomeno a chi dare priorità nel controllo. Concludo velocissimamente con queste due slide citando un'esperienza che stiamo conducendo sugli impianti che trattano rifiuti. Perché, come probabilmente sapete, da un po' di anni ce ne sono parecchi che vanno a fuoco con una certa frequenza e le compagnie di assicurazione ormai da altrettanto tempo non danno più questo tipo di copertura. Sono riuscito a individuare soggetti che, seguendo una metodica che si rifà sostanzialmente a quella delle norme volontarie ISO 14001, accettano l'assunzione di questi rischi attraverso un protocollo, appunto, che non vi sto a dettagliare, ma qui ci sono elencati i punti essenziali. Quello che volevo farvi vedere, ecco, sono queste ultime due slide, che ci porta, tra le varie fasi, anche a quella del sopralluogo. Ecco, questa è un'azienda che ha una certificazione ISO 14001. Questa anche è un'azienda diversa, che ha anche lei una certificazione ISO 14001, però sul territorio evidentemente le autorità non hanno né il tempo né la possibilità, parlo di autorità istituzionali, di verificare puntualmente queste situazioni. Quindi quando prima si parlava, e me l'ero annotato, ecco, la dottoressa Piovesana, di lavorare insieme, di squadra, e poi ha concluso parlando di sguardo al futuro e quindi di ciò che lasceremo a chi viene dopo di noi, ecco, credo che tenere in considerazione queste opportunità non sia un fatto secondario. Spero di essere rimasto nei tempi, vi ringrazio dell'attenzione, se ci sono domande ovviamente anch'io sono qua a disposizione. Grazie Silvia. Dottor Bertelli, la ringraziamo della sinteticità che ne avevamo parlato, ma soprattutto del lavoro che conosceva e conoscevamo in parte. Volendo molto semplificare, ma non so se è giusto, quindi perdonatemi se non è giusto, diciamo, mi sembra questo lavoro, che avrei piacere poi di incontrarci, di poter capire meglio e poter vedere anche gli spazi che ci possono essere anche per altre utilità. Diciamo che, volendo molto semplificare, è un casting delle buone aziende in senso lato. Poi ci possono essere tanti ingredienti che li posso mettere dentro, però questo è un grande pregio. L'altro grande pregio, mi sembra anche qua di aver capito bene, di aver intuito bene, è questo, che è vero che è un questionario che viene richiesto, però se viene sottoscritto dalle aziende è volontario, cioè è un... industriarsi di dentro, evidentemente, per cercare di dare delle buone pratiche di gestione. È ovvio che quell'ISO 10.000 e qualcosa, insomma, la dice tutta, però da questo punto di vista, e voglio cominciare a trarre delle indicazioni per delle conclusioni veramente anche oggi di una giornata di due ore veramente importanti, interessanti e di tanti contenuti per tutti, anche per noi. E colloquiando con il vicepresidente Piovesana, so che sta lavorando, insomma, nella provincia, ma non solo di Treviso, ma insomma nella provincia, anche in altre province del Veneto, proprio per cercare di far emergere dal di dentro, da quelli che abbiamo detto sono le sentinelle della legalità, tra gli altri, e tra l'altro, sulla questione degli incendi dei depositi che sono stati anche attenzionati dal dottor Bertelle. Cioè quello quindi di fare quei monitoraggi e quei controlli che sono stati richiamati, che ovviamente sono un fatto preventivo, molte volte li riusciamo a fare noi, dico sempre che questo nostro lavoro e missione che stiamo facendo viene da un lontano monitoraggio, niente di meno, del 1986. Se non c'erano questi monitoraggi avremmo avuto delle altre
piccole terre ancora sommerse di rifiuti. Quindi, volendo andare a trarre delle conclusioni, devo dire che gli approntamenti di prevenzione sono totalmente essenziali e credo che non se ne può, no, credo, non se ne può fare a meno, e non se ne può fare a meno anche se ci sono dei costi, a volte dei costi di velocità, però il prefetto ci ricordava che è vero che ci sono delle procedure per cui la ditta viene fotografata, però dopo che viene fotografato un anno sicuramente ci sono gli aggiornamenti che sono meno importanti. Quello che devo dire è che con le prefetture con cui noi collochiamo, le prefetture sono uffici che veramente sono operati di lavoro, e certo, se si riuscisse a rendere gli uffici di controllo delle società e della loro evidentemente illibatezza, mi viene da dire, mafiosa, sicuramente sarebbe meglio. Poi i controlli sappiamo le fanno le forze di polizia, però certo, se ci fosse un po' più di velocità andrebbe bene. L'altra questione, ancor più abbiamo bisogno di questi controlli, di questa prevenzione, perché la criminalità oggi non ha, scusatemi la, diciamo, la ripetizione che viene ormai detta comunemente, la coppola e la lupara, ma ovviamente ha totalmente degli abiti in cui sono totalmente, sembrano persone illibate. Noi abbiamo avuto delle interdittive anche che avevano di ditte su diversi appalti, che indubbiamente sembrava completamente il contrario. E tra l'altro quello che dobbiamo anche dire, che la normativa comunque dà una possibilità anche di approfondire poi i provvedimenti che vengono effettuati, quindi, come dire, c'è anche una possibilità, insomma, di dimostrare eventuale la non colpevolezza. E vorrei finire quindi da ultimo su questo qua, su quello che anche è stato detto, come dire, è un paese in cammino dove ancora, certo, si devono fare tante cose. Sicuramente oggi è il periodo della rigenerazione, è il periodo di consumare meno suolo, è il periodo di riutilizzare anche quello che c'è, è il periodo di bonificare, potremmo dirlo, dove un prezzo allo sviluppo l'abbiamo pagato, ma giustamente veniva ricordato che l'Italia è la seconda manifattura europea, è un paese sviluppato nel mondo, e evidentemente ci sono dei danni che quantomeno da questo, come anche da questa contenzioso che noi stiamo cercando di risolvere, dobbiamo imparare, abbiamo imparato, ma sicuramente lo spirito, le parole di tutti gli interlocutori oggi intervenuti dà, ma non speranza, che sarebbe veramente poco, ma dà certezza che evidentemente questo lavoro di squadra ormai è incamminato verso sicuramente altri lidi. Quindi io ricordando prima, perché mi fa piacere sempre ricordarlo, che questo ufficio del commissario domani avrà altri due appuntamenti, uno dalle 9 alle 11 riguarda il tema della governance del territorio e dei rischi naturali, quelli che abbiamo organizzato col comando unità, col CUFA, ed è quello che riguarda le foreste, questo grande serbatoio di servizi ecosistemici, e l'altro, questo dalle 9 alle 11, dalle 11.30 alle 12.30, riguarda le bonifiche, tema ormai più che dibattuto, però ci fa piacere perché ci saranno diversi assessori regionali, e oltre che il direttore delle bonifiche, concluderà il sottosegretario Morassut. Per cui vado a concludere, ringrazio questa volta i responsabili di Remetec, gli organizzatori, li posso ringraziare in diretta, la dottoressa Silvia Paparella di tutto questo gran lavoro, e quindi la ringraziamo, come d'altra parte è stato più volte detto, il generale di divisione De Laurentiis, l'onorevole Micilla, abbiamo visto da dove si è registrato, dove ha comunicato, il prefetto Sua Eccellenza Raffaele Ruberti, il maggiore Papotto, Antonio Pergolizzi, analista criminale, la vicepresidente di Confindustria, grazie, andremo a concludere, insomma, veramente grazie del grande lavoro che sta facendo e state facendo, il dottor Corbetta, il dottor Bertelle, e a questo punto diamo appuntamento alle prossime, buon lavoro a tutti, avremo modo di vederci, grazie veramente ancora. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Arrivederci, dottoressa. Grazie a tutti.